Vai, biga. Prego, maestro. Siamo live! Podcast, Uno, dai. due, tre. Se non partite, però... Che cazzo è sta merda? Ciao, che cazzo ne so? Arrivederci. Vabbè. Cos'è sta roba indegna? Non lo so, io aspettavo che iniziasse a cantare io. Credo, ma non l'hai fatto come la volta scorsa, quattro palleggi. No, no. Sono citato, niente, non, ora no. Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera e mi scuso a nome di tutti per questa buffonata. Il nostro 2%. Che poi in realtà è un 1,5. Sì, 1,5, vabbè. Volevi davvero che rifacessi quella cazzata che avevo fatto l'altra volta? No, ormai è la tradizione. Comunque abbiamo un ospite importantissimo, uno dei migliori ospiti che abbiamo mai avuto. Si chiama Lollo, com'è il titolo? Vabbè, Lollo qualcosa degli ex furono Trash Talkers, un applauso. La prima domanda che sorge spontanea è... Lasciatemi dire due cose. La peggior presentazione che abbia mai sentito nella mia vita, anzi tre cose. La seconda è che sono molto contento di essere in questo programma che è molto contro l'omofobia e l'omosessualità, cioè è molto a favore dell'omosessualità, mi fa molto piacere, certo, che vedo proprio certo questi falli giganti davanti a voi, quindi soprattutto è molto Biga. Bello. Biga è enorme. E la terza cosa è che con questi cazzo di nomi che avete mi sembra di essere nella banda della Magliana e adesso andiamo a fare un colpo. Allora, prego. Sì, quello è sottinteso, però anche abbiamo voi anche avevate amici attivi importanti. I nomignoli, mettiamolo in questo senso. Però quindi vabbè, anche in questo abbiamo copiato. Credo ricorda, sono d'accordo. Però, io segno, Tore, io segno. Uno. No, anche le perché... copiato e poi dopo si passa alla cassa. No, però io non ho voglia tutte le volte che c'è uno mi dice, ma perché Freddo Pene? No, non è assolutamente per quello, è semplicemente all'inizio sì, Biga per scherzare, ma lo sapete, cioè andatevi a vedere i video, non... dateci visualizzazioni. Lo e se non me ne frega un cazzo, va bene. Tore, l'ho chiesto? No. Io parlo con te, che mi sembri più... Excusatio non petita, acclamatio manifesta, penso sia l'unica cosa in latino che ho mai sentito. Ma va bene. Vedi, ecco, è perfetto. Manco questa sappiamo fare, avevo tre, però insomma ci siamo capiti. Fellatio però la sai, lo sappiamo, va bene. Più o meno. Comunque ragazzi, a proposito dei video, io commentavo una cosa oggi, noi abbiamo fatto un solo video bellissimo, quello all'About Basketball Day, dove eravamo anche ubriachi e durante il video si vede la progressione, soprattutto la mia, è il video meno visto di tutti quelli che abbiamo fatto, quindi voi siete via a seguire la live e non sapete che questo video esiste, perché siete degli incompetenti, andate, recuperatelo e dateci delle cazzo di visualizzazioni, perché ci servono lì, cazzo. Ci sono tutti i personaggi più importanti, c'è Mazzella, c'è sì. Molinari, c'è veramente il Gotha della... del basket, eccetto i Trash Talkers che purtroppo erano già passati diciamo a miglior vita o anzi in seconda vita, però insomma andate e guardatelo, basta, non dico più nulla, buonanotte. Intanto allora, attenzione, c'è un problema. Ospite frizzato? Sì, che ma ora dovrebbero... certo, il Biga è il re delle marchette. Infatti... noi siamo uomini di grandi marchette, abbiamo fior fior di sponsor. Comprate il mio libro, tra l'altro, ragazzi, perché esatto. Quello è, bisogna ricordarlo, cazzo, perché insomma io ho un figlio da mandare all'università tra tipo quanto sarà, 20 anni. Ci pensiamo noi. Allora a posto, tranquillo. Bruciatelo dalle librerie, Dio. Allora, prima domanda alla chat. Sapete chi cazzo è questo losco figuro che si fa chiamare Lollo? Sì o no? Questo è importante come preambolo. No, te l'ho detto, Dio buono, c'è qualcheduno che magari non sa chi cazzo sei. Ma non mi conosce neanche la mia mano sinistra, che domanda di cazzo. Lo so, ma dovresti alternare perché sono Ragion Rondo dice che ti conosce. Capito, è un problema. E devi usare anche la sinistra perché sennò si curva, piglia delle peghe strane e poi saranno cazzi, curvi. In tutti i sensi. Comunque, ragazzi, Region Rondo conosce Lollo, conosce Trash Talkers a 14 anni, perché questo mi pare che sia. No, ma che cazzo è Region Rondo? Ma cosa si dice? È Region Rondo vero? È tipo la versione Region Rondo vero. E anche il Dikembe Mutombo, prego Tore, dillo come solamente a te Dikembe Mutombo, Moplombo, Mukamba, Jean-Jacques, Wa Mutombo. Sono straordinario, Tore.
Va bene, sì, li vuoi sbottonare i pantaloni subito e succhiarli? No? Madrelingua, padre turco, probabilmente, però è ottimo. Esatto. No, Vittorio, cioè, c'è una nonna che viene dallo Zaire. Ah, ecco, cioè, si vede, la mia amica della mamma di sempre, si vede. Deve essere colorito. Deve messo gli occhi, sì, è rimasto lì. Bello. Senti, Lollo, presentati per quelli che hanno detto di no, o ti fai presentare a noi. Io ho provato, no, ma in modo indegno, esatto, quindi è meglio diciamo che abbiamo già dato da parte. Vabbè, vabbè, ok. Innanzitutto, grazie per la domanda. Io sono Lollo, sono una donna, sono cristiana, sono una madre. No, io sono Lollo, avevo un canale su YouTube insieme a due amici che si chiamavano Trash Talkers, abbiamo detto un sacco di cazzate nel corso di due anni circa, sì, sul basket, ci siamo divertiti, poi io ho iniziato con un'azienda che fa elettronica per veicoli d'emergenza, così zacto, ho rubato la domanda, ciao. E niente, sono un ragazzo, non sono padre, sono cristiano. Ma lo sarai? Prima domanda scottante. Innanzitutto grazie per la domanda. Non lo so, chi vivrà vedrà. La gente vuole quello che ci riesce peggio, cioè il basket. Oh, finalmente. Oh, vabbè. Allora recupero subito una domanda che non ha fatto la chat e ti chiedo un po', dai, come vedi questa triade paragonabile a Moggi, Giraud e Bettica dei Brooklyn Nets. Straordinaria. Per me dove c'è follia e dove ci sono disturbi mentali, per me vale il gettone. Mi interessa guardare quelle squadre lì. Denver sono belli, belli Denver ad esempio, però non c'è psicopatia. C'è Jokic che cercano di farcelo passare come il mattone. Oh, matto! Fa le cose così su una gamba sola. Matto Jokic! Però quella non è, cioè è Irving che se ne va, crisi depressiva, crack, si temeva che lo trovassero io, con Odom, e poi io, invece è tutto a posto, quindi fantastico. Io per me dove c'è follia è meraviglia. Vedasi Sacramento Kings dei primi anni 2000, cioè a me piacciono quelle robe lì. Siamo totalmente d'accordo sui Brooklyn Nets. Infatti devi sapere che Kyrie Irving è il nostro spirito guida, il nostro sciamano, è lui che ci conduce. Quindi, ah, interessante. Esattamente. No. Ho comprato la maglietta dai cinesi, mi è arrivata la settimana scorsa, ce l'ho di là, bellissima, la versione Basquiat di Kyrie, quella Basquiat, la ultima di Brooklyn Nets, comprata su Terry Jersey, i cinesi che fanno tipo le repliche fake perfette, pagata $15, una bomba. Figo, sono altre marchette per Tore. Tore sei straordinario. Sì, cazzo, siamo noi ai nostri fratelli cinesi, ci mancherebbe altro. Oh, c'è anche Flavio. Ciao Flavio. Tra l'altro, scusate. È Flavio Tranquillo o è uno che come Region Rondo si chiama Flavio Tranquillo? No, Flavio, tutti i personaggi che vedrai comparire nella chat sono tutti veri. Soprattutto il professor compreso Region Pazzaglia. Rondo. Compreso Region. A volte viene anche Gheorghi Miuresan. Comunque, professor Sandro Pazzaglia, chiedo i numeri, quindi li prepari, perché lui è uno di quelli che dà i numeri all'otto. Io in realtà volevo dire una cosa, perché avevo letto una domanda che riporterei, visto che alzavamo a rispondere al professore. Sì. Mi piace la pasta al pomodoro. Va bene. E questo gli sarà utile per trovare i numeri di stasera. Comunque dicevo, alza un po' l'asticella delle aspettative questa domanda, perché Paolo Vecchiola ci chiede: vediamo se date la notizia dell'anno NBA oppure no. Quale cazzo è la notizia dell'anno che è scappata fuori oggi? È l'All-Star Game a Atlanta, questa baracconata ennesima. Chi messa cazzo lì per se ne frega dell'All-Star Game? A me piace sempre molto vedere il vero basket che si vede una volta l'anno, quindi fatemelo vedere. No, non facciamo questa polemica sterile sull'All-Star Game. È una... È la porcheria più immonda che l'NBA abbia tirato fuori in questi anni. Ne hanno sbagliata una su tante. C'è lo Slam Dunk Contest, prendiamolo per quello che è. Una porcheria. Ma sai che secondo me non lo fanno neanche quest'anno? Perché se ho letto bene, fanno tutto in una notte e solo la partita. Quindi, cioè, no, infatti, non vale la pena.
Aia. Invece oh, a me bravo. Piace molto e me lo guarderò con grande gusto insieme in una cassa di io sapevo che sarebbe scappata fuori e... secondo io, me e io so anche la risposta biga coi piedi tipo così scrive e... sei molto bravo Biga. Tu non puoi saperla la risposta Biga, no no io so cosa risponderesti te, cioè più o meno vero? Non ipotizzo. Dai, la... sentiamo sentiamo. No, aspetta, 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 facciamo un giochino, facciamo un giochino. E te rispondi e Lollo fa il labiale, tipo ventriloquo, che è una roba sì, fighissima. Ci sto. Cazzo. Datemi 100.000 euro. Finita. Sì. Beh, sì. In un conto blindato con questo. No, vorrei sapere... Dai, dai, però un po' di ritmo, raga, dai. No, secondo me cioè, l'origine dello scavino, che alla fine è... È la grande cosa che noi abbiamo rubato tutto a Trash Talkers, però non abbiamo rubato un trademark come era lo scavino e tutti, cioè non dormano la notte. Ma che cosa che ha la Toti, fate io il cucchiaio, faccio il cucchiaio, sì. Ora apro il diss, apro il diss, apro il diss! Stai veramente scavando la tua fossa. Ecco, lo scavino. Incredibile, sì. Freddo, non rispondo neanche a certe provocazioni di un uomo con una luce simile in chat, cioè veramente, puoi sparare sulla Croce Rossa con le ruote bucate, ma cosa dobbiamo fare? C'è pure il popiller davanti al microfono, io me lo vedo di notte, il Freddo tipo Radio Fretta, no? Stefano Corsi nel film di Ligabue che bacia. Questa è professionalità. Credo, a proposito, sì, vabbè. Credo nelle schiacciate di DeAndre Jordan... E nei 360 di Kyrie Irving, grande Freddo, sei emozionante. Hai 24 anni e non hanno capito la citazione. Non hanno mai visto Radio Fresh. Non l'hanno mai visto. Che digital, c'è una linea Maginot tra questa parte dello schermo. Senti Maginot, a me io i film di Ligabue non li guardo, onestamente ho del gusto ancora. No, ma Ligabue ha fatto bene Ligabue nella sua vita. Una. Sì, vabbè. No, io so questa citazione unicamente perché sta passando a nastro questa cazzo di pubblicità. Non mi ricordo dove, probabilmente su Sky, e mi disturba altamente perché io odio Stefano Accorsi. Ma penso che tu in Italia. Comunque, andiamo avanti sul basket, dai raga. Sì, senti, i Lakers, sei ancora tifoso dei Lakers? Io sempre, e io sono tifoso dei Lakers, grazie a, se è veramente lui, glielo dico ed è molto bello dirlo qua, grazie a Flavio Tranquillo, perché... con una gazzetta dello sport, quando la gazzetta dello sport ancora faceva delle robe pazze e fighe come fare delle robe per il basket, aveva in edicola un VHS sul tripit dei Lakers e io avevo 10 anni al primo titolo e guardicchiavo da amici, perché io non avevo tele più, Sky, Stream, non ce l'avevo e quindi andavo di straforo da amici così a rivedere le repliche ovviamente il pomeriggio. E i Lakers si vinceva, quindi io tifo Toro nel calcio, quindi già la succo lì, almeno nel basket mi piace. E dopo sul Toro una domanda. Ecco. Detto ciò, mi regalarono, mia mamma mi portò a casa sto VHS del tripit dei Lakers e io andai fuori di testa per come Flavio Tranquillo raccontava, era un doppiaggio, non so se fosse un testo originale, ma era una figata totale, io... Mi innamorai perdutamente di Kobe e Shaq, e di Shaq in particolare, perché poi io adoro Kobe ed è ovviamente Kobe per me, come penso per tutti voi, ma Shaq per me è Shaq. Bella osservazione, effettivamente sì. Non no, anche io essere volevo, nessun altro. Tanto cioè. Per dire che io e Lollo siamo due anime gemelle, purtroppo in due corpi dello stesso sesso, però anch'io tifo Lakers, quindi proprio noi ci si intende a bestie. È già io avevo visto Lollo il tuo post sulla pagina dei Trash Talkers quando, se non sbaglio, LeBron è approdato a ai Lakers. Ci racconti un pochino qual è stata la tua reazione in quel momento? Non credo sulla pagina dei Trash Talkers perché era già inattiva da un po'. No, c'è. Adesso so come si sentono i tifosi. Quella. No, l'ubriaco alle 5 di mattina.
Raga, tanta roba, cioè io sono contentissimo di dire, cioè per me LeBron si è, ai miei occhi ovviamente di minchione X, si è redento per quello che si doveva redimere con quel titolo a Cleveland, lo sapete, l'ho raccontato, l'ho detto, e grazie ad una chiacchierata che feci con Dario Vismara, che approfitto per dire che è una delle quattro persone più straordinarie che ho mai conosciuto nell'ambiente basket Italia. Detto questo... Che altri siamo noi? No, voi per fortuna non vi conoscevo. E niente, quindi per me è stata una figata, sono contento. Non... Oh, se ti devo dire che lo percepisco come un Lakers... No, non ho quella percezione lì. Però io sono una puttana alla fine, quindi se mi fa vincere un sacco di anelli, che cazzo me ne frega, andate a far culo. Cioè, giustissimo, okay. Sono no, d'accordo. Tra l'altro, scusa, bisogna parlare sì, di questa sì, roba, perché c'è comunque un sacco di vecchi tifosi Lakers, comunque duri e puri della situazione, che ancora oggi, ancora nonostante il titolo, continuano a dire ma LeBron comunque i Lakers non c'entra un cazzo, a Los Angeles i veri tifosi Lakers, LeBron gli sta sul cazzo. Addirittura leggevo sta storia per cui molto probabilmente, secondo questi, fuori dallo Staples Center la statua di LeBron non ci sarà mai. Che cazzo c'entra? Cioè, dico io, oltre a che cazzo me ne frega, però invece io ce la vorrei, perché secondo me è figa, no? La statua di fuori, c'è Karim, io sono per questi feticci, capito? Però cazzo, un po', sì, esatto, sì, americanate, no? Se no, cazzo, ero qui a parlare, che ne so, dei viaggi in India, in Indonesia, fricchetto, no, io so per le baracconate americanate, basket NBA, America. Quindi, nel senso, se LeBron vince quest'anno e l'anno prossimo, quindi fa un tripit, lui si becca la sua bella statuina accanto a Karim e Magic insieme a Kobe per buona pace di questi polemici del cazzo, che tutto sommato avrebbero preferito tenere Lonzo Ball. Ma pure se non lo vince, cioè pure se non fa il tripit, ragazzi, cioè adesso... Cioè, ma adesso parliamo, cioè, ok, ci sono dei puristi che dicono anche che cazzo ne so, Oscar Robertson è più forte di Westbrook. Il biga! Sì, chi se ne frega, cioè va bene, ok. Ma non mi interessa neanche discutere con queste persone perché non c'è un punto di incontro. Ma quello che voglio dire io, biga, sto parlando con te. Ma sì, ma bevi un Ichnusa, ma di che cazzo stiamo parlando? Attenzione, dissing con tutti i nostri carissimi iscritti sardi. Stai attento, noi ci abbiamo la norma... banda dei sardi. Io so che i sardi sono molto incazzati per la vendita di Ichnusa a una multinazionale che sì, poi mette in reclam anima sarda, vendendo e marchettizzando sull'anima sarda. Ma allora, noi siamo io sono per eccellenza, quindi... Detto ciò, non mi interessa che LeBron non abbia la statua, l'anno scorso per quanto mi riguarda ha vinto un titolo che se non ci fosse stato lui saremmo forse arrivati ai playoff, forse se saremmo stati veramente una squadra straordinaria saremmo arrivati al settimo posto, ma senza di lui quel titolo lì proprio, ma neanche... sperarlo, non eravamo neanche in lotta, quindi di cosa stiamo parlando? Fine, raga. Cioè. Senti, per magari poi ricontinuare a parlare. Freddo, dimmi, Freddo, dai, Freddo, dimmi. Capito, ma anche in corsa, grazie al cazzo, cioè si parla di LeBron James, mica si parla di Caruso per l'appunto. Dio santissimo. Ma infatti sono d'accordo con te, però capisci che gente che mi viene a criticare LeBron no, dice non capisce nulla, per quanto io mi possa considerare un hater di LeBron, ma nel senso in cui mi sta su coglione come persona, ma cioè conosciuto. Mi sta sulle palle, mi sta sulle palle. È un uomo nelle motivazioni. Le motivazioni sono private, mica non le posso dire. Ah, se no prendo la querela da quello che ho nominato più volte nell'ultimo video, ok, e di nuovo visualizzazione nell'ultimo video, comunque lo racconterò forse la genesi dello scavino. No, davvero? No. Forse sì, vediamo. Ma qui adesso o in futuro? Per adesso. No, no, qua adesso oh. Un po' di visualizzazione. Vi darò due chicche così, quella così no, potete fare un po' di titolo clickbait sul svelato finalmente. No, ma noi non ci piace per niente. No, wait, noi non ci piace praticamente, siamo completamente distanti da codeste cose. Infatti, non ho fatto uscire un video alle 2 di notte sulla trade di Arden. Va bene, Freddo, chietati un attimo, perché ho una rassegna... siamo anche l'unico canale YouTube che non monetizza per nostra incompetenza, perché abbiamo perso la lettera di Google.
Quindi, sì, no, quindi... no, benvenuti. Noi abbiamo guadagnato in 2 anni, penso, $80. No, noi siamo a 90, tra 10 dollari possiamo prendere, che non possiamo più monetizzare. Vabbè, ma dollari puoi prendere il set di pentole di YouTube. Non male. Senti, io ho una raffina per te di domande veloci. Allora, prima di tutto ricordo a chi ci sta seguendo di mettere like, è importante, andate a fanculo e fatelo. Allora, sì. Allora, domande raffica, risposta veloce. Giosso Stizza. Grazie per le domande. Giosso Stizza. Il gatto Scavino. Ok. Buffo Tranquillo. Eh? Che hai detto? Mamma papà. E però bisogna scegliere. Allora, la persona... Vabbè, devo scegliere? Sì. Sì. Buffa, lo so che scegli Buffa. Buffa per una cena romantica, Tranquillo per la vita coniugale. Ok. Va bene. E, allora, una persona che non hai intervistato quando eri nei Trash Talkers che avresti voluto intervistare? Gesù. Io. Angela Merkel. Ok. La culona inclavabile. Mi hai rubato le parole di bocca. Allora. Cazzo, non sono le tue solite domande. Dov'è la verve che ti contraddistingue? Dopo arrivano le domande strane. Ah, una raffinina. Ecco. Comunque, la culona inclavabile, volevo dire solo questo, è il miglior soprannome di sempre dai tempi di The Human Highlight Film. Vabbè, ma se volete poi parliamo di Silvio, ma questa è un'altra live. Ma... No, tra l'altro potremmo anche parlare del dragone, visto che sta insomma imperversando in Italia, ma Marione il dragone. La politica svolta nozze. Va bene, Sharon o Polunga per l'appunto i dragoni? Shenron o Polunga? Scusami, Shenron. Ok, va bene, classicista. E... Oh, è vero. Banale. Senti... Visto che non c'hai più un canale, c'è un argomento in questi anni di inattività di cui avresti voluto fare un video, fare un baraonda, non lo so. C'è un argomento che ti dispiace non aver trattato a modo tuo, a modo vostro? Ci sto pensando. Che ti è preso la voglia lì, cazzo, ora fa un video. È successo un paio di volte. Mi sarebbe piaciuto tirar fuori delle storie da ambiente basket, NBA, storie strane, storie raccontate. Allora, è un po' di tempo che sto cercando un modo nuovo per poter raccontare, un modo nuovo per me, per poter raccontare lo sport, il basket in generale. E non è ancora uscito un cazzo, quindi evidentemente non l'ho ancora trovato. Però se posso consigliare la lettura di Basketball, Basket e altre storie di C. Serrano, per me è un libro... Cioè, io ho letto quel libro lì, ho detto ok. Metto qua e poi quando riuscirò a parlare di basket così, cioè mai, farò qualcosa. Quindi scusami, ti sei frizzato? Non ho sentito di che libro si trattava. Bene, Basket e altre storie di C. Serrano. Ok, va bene, grazie, segnatevelo. E, tra l'altro ricordo che ci sono ancora su YouTube i video del Baraonda che aveva fatto LOL, sono una roba che non invecchia per un cazzo, tanto per leccarti un pochino il culo. Non lo so, io non sono d'accordissimo, però... Cazzo, sono scritti di Cristo. Cioè, la recitazione... naturalmente non sei un attore, però cioè, sono belli. Vabbè, comunque non era... Non lo so, secondo me... Sai cos'è il limite dello storytelling basket, soprattutto? Mm-hmm. Che mi annoia terribilmente e che riguardando il Baraonda mi annoia anche in un certo senso. A parte non mi piace quasi mai rivedere la roba che ho fatto, mi imbarazza incredibilmente, ma è che bisognerebbe riuscire ad andare, ed è lì il discorso che ti dicevo di trovare un modo nuovo per raccontare lo sport, bisognerebbe riuscire ad andare oltre la mega ricercona
su Wikipedia. Cioè, un po' hai sempre l'impressione che stai leggendo una roba di Wikipedia estesa con dei focus su degli aneddoti che sei magari andato a pescare su Google, in un sito serbo-croato che ti racconta quella roba lì, pensi di essere l'unico al mondo che racconta quella cosa, ma poi in realtà fai una micro ricerca e trovi marea di letteratura. Quindi è un po' quello che dico, mi sembra sia un limite grosso, mi sta annoiando molto lo storytelling, e il Barahonda in un certo modo è quello, no? È un mega ricercone, sì, posso prendere quello che tu dici del fatto che siano scritti bene in italiano, forse, sì, però non so quanto riescano a dare quel qualcosa in più, no? Perché uno dovrebbe guardare il Barahonda o leggere una delle mille pagine o dei mille blog sul basket quando hai, che cavolo ne so, persone che ti raccontano, molto più autorevoli di quanto sono io, che ti raccontano delle robe straordinarie. Non lo so, è un po' un limite, lo vedo. Ti facevo questo... molto più vanesio e molto meno umile di quello che assolutamente sei. Assolutamente però... no, io sono... No, davvero, io... odio ciò che faccio, quando lo faccio lo stacco, poi via, basta, lo maturo per un sacco, ci lavoro su una vita, sul Barahonda ho lavorato veramente un sacco di mesi, no, e quello si vede, c'è un bel team anche adesso, ho tagliato e via. Scusate, vabbè, no, ma che ci mancherebbe, no, comunque vuole... sono aspetta, ma ero nell'argomento e non volevo dire una cazzata, segui il flow in the mix. No, volevo semplicemente dire che concordo con te su questo fatto della narrativa, che magari ora io non so quanti anni fa erano i racconti della Barahonda, 5 anni fa, 6? No. Stiamo parlando del 2018-2017, giù di lì. Ah, perfetto. 3-4 anni fa. Vabbè. No, comunque sia, ecco, sì, vabbè, 4 anni fa. Vabbè, comunque sia, secondo me, soprattutto negli ultimi 2 anni, ma forse anche meno, cioè, questo modo di raccontare il basket, soprattutto la NBA, è diventato quasi, cioè, molto ripetitivo, ridondante, esatto. E siamo veramente bombardati di tutti questi racconti, informazioni a destra, a sinistra, nord, sud, est, ovest, quindi non è secondo me tanto un problema del prodotto che avevi fatto te, quanto di... No, infatti, come ti dico, mi annoia molto la narrativa in generale in questo momento. Sì, no, anche a me. Quello che dico. Mi piacerebbe trovare un modo nuovo per poter parlare di basket. Scusatemi se mi ripeto, ma quel libro che vi ho citato, secondo me, risponde almeno in parte a questa cosa. Parla di basket in una maniera molto diversa, molto simile anche ad altre cose, ma molto diversa da quello che si vede almeno qui, e poi scritto da Dio e ha un'ironia pazzesca, cosa che manca incredibilmente al racconto scritto e parlato sul basket in questo momento. Sì, assolutamente, tra l'altro si, oltre al fatto che più o meno tutto è già stato raccontato e quindi poi c'è anche questa gara nel cercare la roba più assurda, sì, Biga si è autofatto fuori perché ti vuole fare questa domanda e non gli si fa fare, però l'argomento è interessante, Dio buono. Cioè, oltre a queste ricerche incredibili che poi si risolvono, come dici giustamente te, con Google Traduttore da un sito... cazzo ne so, in polacco, e sembra di aver trovato la roba che nessuno ha, ma poi c'è stata anche questa tendenza secondo me, è la mia impressione, a voler per forza commuovere attraverso la narrazione, a voler per forza ribaltare quelle che magari sono figure sordide o eventi disdicevoli o errori personali, a trasformarli sempre che comunque ti portino alla buona novella, alla lezione di vita. E a me questo mi rompe il cazzo, proprio mi fa incazzare, perché è diventata una roba, non voglio dire da Boy Scout, però sì, cioè il basket è la chiesa, il basket è la parrocchia, Dio buono, cioè non si può pensare che Dennis Rodman, se te lo vuoi narrare tutte le sue porcherie, però tu mi devi far commuovere alla fine, perché quella notte fuori dal Palace di O'Bonnell abbracciava il fucile, cioè ma che cazzo di coglioni, cioè allora o si ritorna a raccontare le cose crude, e senza dover per forza, perché non so dov'è l'errore, secondo me è che molto spesso, e questa è colpa indiretta di Buffa, quando te senti Buffa che racconta qualcosa
ti commuovi perché in certi momenti tipo ti lo fa venire, no? Ma Buffa non usa mai questi lacchezzi commoventi come sono si trova. Sono d'accordissimo con te, ma non userei la locuzione colpa di Buffa, nel senso che... è una deriva del buffismo. È normale però che ci sia, cioè uno che ti racconta delle cose e ti emoziona in quel modo, chi è che non vorrebbe, che cazzo ne so, scrivere come Gregory David Roberts, chi è che non vorrebbe girare un film come Tarantino, no? L'emulo c'è sempre. Il problema è non sapersi fermare, il problema è ma c'è in tutte le cose, quindi arriverà. D'accordo. Però vedi, come secondo me le curve dell'innovazione di Kings, no? A un certo punto bam, arriverà qualcuno che parlerà in una maniera diversa. È troppo presto adesso, siamo troppo vicini alla genesi. È troppo attaccato, però il problema è quello, è che Buffa riesce a toccarti e a emozionarti semplicemente con sa recitare, sa raccontare i fatti nell'ordine giusto perché ti generino una reazione. Invece la gran parte delle persone per raggiungere quel livello là usa degli espedienti come quelli dicevo prima, che alla lunga rendono tutto identico e tutto noioso, secondo me. Cioè, oltretutto poi emozionare non è necessariamente detto che debba essere commuoversi o trovare una nuova lezione di vita. Ma soprattutto non va ricercata la commozione, secondo me. Ragazzi, però quello è il problema dei manieristi, vedetevi voi, cioè voi avete preso un format di successo come erano i Trash Talkers e avete cercato di fare la vostra cosa, no? Avranno finito dal mio avvocato. Una pessima copia di quello che era bellissimo. Biga, scusa, mi abbiamo fatto una parentesi. No, è che accidenta... Accidenta alla tovaglia dell'ultima cena, c'è la connessione che non regge un cazzo e mi girano i coglioni a 3000. Sarà colpa di quella tapparella di amianto che hai dietro. No, invece solo un trucco per lasciare... Dio, ha parlato quello con i fiatti, Dio santissimo, di che roba è, dell'autogrill. Sì, ma che cazzo vuole? Ma questo che cazzo vuole? Cioè, una volta appena uscito da casino di sembra uscito dai Bravi Ragazzi. Il Biga è un personaggio, il Biga è un artista. Non buffo, che minchia vuol dire buffo, eh? Che minchia vuol dire buffo? Balla. Incredibile. Ciao amici della Sicilia. E tu sei delle Sicilie, il regno delle due Sicilie. I Bravi Ragazzi. Parlare con te o parlare con un bonsai e la stessa soddisfazione, Fred. Hai già spoilerato, vabbè, ci sono delle domande che ti farò magari. Lei non può sapere la lore che c'è dietro e perché stiamo ridendo me dei cretini. Vabbè, ed è meglio che non sappia. No, non è importante. Comunque... che volevi fare? Per cui abbiamo parlato di altre cose, scusa. No, allora, vabbè, ci sono due domande un pochino particolari che ti volevo fare. Allora, te le faccio, però prima una domanda breve. C'è qualche cosa nei due anni e mezzo dei Trash Talkers che ti sei pentito di aver detto? Innanzitutto, grazie per la domanda. No. Perché? Va bene. No, che cazzo ne so, magari. Cioè, avete detto tante quelle stronzate che magari una volta dici, oddio. Vabbè. Allora, passiamo alle domande serie e poi continuiamo, perché devi sapere che io faccio delle domande particolari, qualcheduno c'è in chat, magari non le capisce e si lamenta. Comunque, cazzi vostri. Allora, Lollo, hai la possibilità di abolire... Ah, sì, l'ho sentita quella della stronzata del kebab. Dio buono, che domanda del cazzo che hai fatto. No, quella era molto bella. Che domanda di merda. Ma adesso voglio proprio sentire... Oh, senti, Mister Fantasia. No, ma guarda. Ma va ci bene. Vuole talento a fare delle domande di merda, quindi proprio un insulto, assolutamente. E questo è il mio... Ero veramente stupito, quindi guarda, mi metto comodo, mi bevo dell'acqua e me la godo tutta questa, vai. Vai, goditela. Allora, arriva la prima. Il tuo amato Toro, o Torino per gli altri, vince la Champions League. Però devi scegliere un gruppo di persone in senso largo, su, che so, base religiosa, anatomica, quello che vuoi, tipo la gente ha gli occhi azzurri, la pelle viola, o i pelati, o i rossi di capelli. Mm-hmm. E questa parte di popolazione scompare. Però Vittorio ha vinto la Champions. Ma che cazzo me ne frega il Toro che vince la Champions? Ma a me basterebbe la Coppa Italia, che cazzo me ne frega? Vabbè, che ne so, buttata... Ma questa è la cosa più irrealizzabile che abbia mai sentito. Vabbè. I visigoti.
i denti, cioè dove cazzo stanno re visigoti, me lo spieghi? Stanno da qualche parte visigoti. I visigoti. Se ti chiedo dove stanno gli stronzi del Borneo sudorientale ingrifati col quadrupede, nel Borneo sudorientale. Sbagliato, stanno Transilvania del Nord perché subirono la diaspora dal Borneo sudorientale. Studiate l'antropologia. Capra. No, questa è una menzogna bella e buona. Andiamo avanti, questa è una domanda. Va bene. Altra domanda. I visigoti stanno nella parte nord Germania, più o meno. Ok. Hai la possibilità di abolire tutti i conflitti razziali, di genere, religiosi, quello che vuoi, e si vivrebbe in un mondo più paritario, non economicamente, quello è il comunismo, però più paritario a livello umano, ok? E non ci sarebbe alcuna forma di discriminazione tra tutti gli uomini, però c'è una condizione, te devi riuscire a coltivare un bonsai ginseng e non devi farlo morire. Se muore questo bonsai ginseng, scoppia tutto l'inscoppiabile, arrivano cioè i cavalieri dell'apocalisse, scoppia qualsiasi tipo di conflitto che ti hai fermato con la tua... Non c'è nessun problema. Assumo un giardiniere che sarà mio amico perché non ci sono più conflitti, non devo dare dei soldi, mi faccio curare il bonsai ginseng. Vabbè. Ma non c'è qualche clausola strana, biga, come al solito? No, vabbè, questa è la clausola strana. Doveva morire per forza qualcuno nella clausola strana. Non sarebbe un problema, perché cioè, no, dopo un quarto d'ora riscoppiano i conflitti, quindi non abbiamo avuto tempo di abituarci alla situazione rosa e idilliaca che hai descritto prima, quindi... Perché io non sono capace a curare. Ma perché chi cazzo ne frega alla gente di sentire me che non sono capace di curare le piante? Che domanda strana, biga. Ah, però dietro mi sembra che tu abbia una bella pianta. Cioè, infatti. Quindi? Cosa fai così un attimo? Il mondo è stato grazie a te, Lollo. Il mondo è salvo grazie a te. Il mondo è salvo grazie a te. Volevo, senti, mettere alla prova la tua voglia di prenderti responsabilità di saper curare una pianta o un altro essere vivente. Ah, volevi fare un ritratto psicologico, Sì, esatto. Era questo il... Cosa sono uscito? Dimmi Phoenix. No, stronzo. No, io volevo Phoenix, Cavaliere della Fenice, era il mio preferito. No. Tu biga, ce devi sempre Andromeda. Sì, ma... io la ricordo, è un'offesa. Ma che? Ma importa la sera. Tu ce devi Crystal, Freddo. Dai. Beh, aveva il suo fascino. No, assolutamente. Io Andromeda tutta la vita e Trunks tutta la vita con lo spadone. Ma Trunks, infilatelo su per il culo e lo spadone, biga. Ma molto volentieri, ma avesse... Trunks, uno dei personaggi più inutili, mamma mia. Sei soltanto un omofobo. Sono stranamente d'accordo con te, Freddo, va bene. Si cominciano a vedere un po' d'affinità elettive che crescono. Ma Bigazzi, ma qui c'è tipo delle domande, la gente dice... Sì, esatto, noi siamo 100, più di 100. Non mettete like. Ma finalmente, ma allora le leggo io le domande, ma che cazzo? Alvaro Vitali. Ah, ma perché tu ancora non avevi visto la nostra meravigliosa chat? No. Santa Greta senza garbo, Lollo, facciamo un video insieme, Federico Buffa, sì, che ha la stessa credibilità di Marco Garzoni subito sotto. Lo avete visto dei Diamanti Grezzi? Bellissimo film, un Adam Sandler straordinario. E biga, tra l'altro sono ebrei. Cazzi loro. No, questo è te, insomma, c'hai dei problemi. Per raccontare notizie, possono leggere, Tore, lo so che gli altri non li ascolti. Fuffa racconta, era proprio bello. Ma questo non è il modo di condurre una live. Cosa sta facendo costui? È bellissimo. Ragazzi, dobbiamo recuperare. Dagli un po' di libertà. Avete detto che c'era i commenti, dovevate non dirgli. No, ma va bene, dai. Fallo divertire un po'. Eri te, Pica, il master. Ma mi dice chi è Federico Buffa, che fa proprio ridere, parla proprio come Buffa. potrebbe anche essere Buffa. Federico Buffa o il suo 3310 che scrive. Quante ne potremo raccontare, perché alla fine noi abbiamo degli aneddoti meravigliosi. Abbiamo rubato tutti i Trash Talkers, però siamo il miglior. Ma cosa abbiamo rubato? Che li conosce solo te.
Vabbè, dica, siamo il miglior canale di NBA in Italia soltanto perché siamo gli unici a aver intervistato Buffa, tranquillo, e Dario Vismali, che avete intervistato Mamoli. Sì, abbiamo intervistato Mamoli, è stato molto divertente, un personaggio molto, 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 molto disponibile, anche perché erano in pieno, se non ricordo male, preolimpico, una roba così. Gli siamo piombati nella hall dell'albergo, gli abbiamo detto, guarda, senti, facciamo sta stronzata, e niente, è stato molto bello. Io bello. Sono... Invece ma anche Soragna, avete fatto qualcosa con Soragna o sbaglio? solo dei video non abbiamo fatto nient'altro. Ma che ne so, magari qualche di Soragna. Scusami, grazie per la domanda. Ma con Soragna abbiamo fatto dei video di Fufo Racconta, è stato molto molto divertente, anche lui super disponibile, è un cretino patentato veramente. Ma non l'avremmo mai detto. Straordinario. mi sono super divertito con lui. Abbiamo fatto dei video con il Picchio Abbio, che se non mi menzionate il Picchio Abbio mi offendo abbastanza, perché per me Picchio Abbio. Picchio Abbio è un Abbio personaggio straordinario. Ma voi seriamente Lollo, voi non sapete chi è Sandro Picchio Abbio, Biga Freddo? Davvero? No. Sarà uno di Saluzzo, dei suoi amici, no? No, Tore! Ma non glielo diciamo, è che non lo stava a cercare su Wiki. Ma di che cazzo stiamo parlando, Tore? non conoscono il basket italiano. Qua abbiamo Rendicondo, Flavio Tranquillo, Dikembe Mutombo, Erpanettiere. Cioè abbiamo un cazzo di odio della Madonna e questo mi dice che il Picchio Abbio è un mio amico di salute. Io voglio uccidermi. Ma quella del Big era chiaramente una battuta, Dio mio. Avrete notizie dal mio avvocato. Vabbè, era chiaramente una battuta quella del Big. White Chocolate, lo so, Freddo. Di autoironia su White Chocolate, perché c'era un mio amico che giocava con me, Playmaker, che faceva le stesse cose e mi faceva super ridere. E la madò. Ok. Era molto. Va bene. Ok, allora, come proseguiamo la storia? Chi vincerà nell'NBA quest'anno? È facilissimo. Di cazzo ne so. Che domanda. No, ci sono degli scommetti. Non le so fare, cioè non so rispondere. Chi ce l'ha più lungo in NBA? No, non lo so, io vi dico i Clippers. Gufo. No, ma questa è una gufata bella e buona. Sei veramente un gufo number one. È una gufata bella e buona, sei come questa persona qua, cioè che è un gufo incredibile. Sì. Perché gufo? Ma di cosa stiamo parlando? LeBron c'ha 36 anni, raga. È vecchio. LeBron c'ha 36 anni, infatti si vede quanto sta male fisicamente. Proprio un cadavere con le gambe. Poi la squadra è scarsa. Va bene. Lui dice Clippers e ci stiamo. Senti, dall'inizio di questa stagione, per stare un po' sull'attualità, c'è, che ne so, qualche cosa ti è garbato in particolare che non ti aspettavi, magari i Clippers per l'appunto, dopo la batosta dell'anno scorso. Una sorpresa, che ne so, magari ti masturbi sulla Melo Ball, quello è comune. È arrivato anche, tra l'altro, scusami, ma stavo guardando, che è arrivato anche Tony Allen, che è un difensore, mi sembra piaciuto un sacco. Sì, uno dei giocatori preferiti di Josse, io ricordi. Esatto, un giocatore... No, in realtà è un anno che sarei scontato a rispondere LeBron. Boh, è LeBron la cosa più interessante che sta succedendo in NBA, ancora. Siamo ancora qua. No, non lo so. Cosa vi devo dire? La Melo. No, ma dimmi quello che pensi, quello che hai visto. Cioè, non mi sembra così scontato dirti. Cioè, io vengo matto per Jamorant, però Jamorant si è rotto. Doncic, ragazzi. No, sta giocando Jamorant. È bellissimo. Sì, però... Ok. È bello perché lui mi odia, mi sta offendendo continuamente, ma abbiamo la stessa idea quasi su ogni cosa. Ma questa è una cosa che dimostra che c'è una competenza incredibile. Non parlo di competenza, io parlo di affinità elettive, tutto qua. No, io competenza niente, io raga, competente zero proprio. No, mi sta interessando molto Atlanta, mi piacerebbe tanto che facessero qualcosa di buono, mi è dispiaciuto tantissimo per Bogdanovic. Mi piace Atlanta perché sono matto per Trae Young, straordinario. Mi piace molto... È un bel ragazzo.
i Nets, come vi ho detto, ma per la follia che sono riusciti a mettere insieme, e io trovo divertentissimo, divertentissimo, divertentissimo quello che sta succedendo a Washington, cioè è proprio bellissimo, sembra di vedere qualcuno volò sul nido del cuculo. No, una roba folle così, dove c'è uno che è sano e tutti gli altri pazzi, e c'è questo. Bisogna e vedere chi è quello sano, scusami. Bill, palesemente Bill. Bisogna vedere se il culo riesce a prendere il controllo. Se riesce a prendere il controllo, potrebbe succedere qualcosa di molto divertente. Se no, boh, vediamo. Senti, invece per Washington, che cosa ne pensi di Avdija o Avdija? Aia. Niente, zero. Okay. Washington, penso di non aver visto neanche 7 minuti in totale di highlights. No, ma sai, tipo, avevo visto che stanotte avevano battuto gli Heat e gli Heat sono caduta libera totale. E ora però non avevo guardato neanche le partite nel tabellino, però ho visto che non a caso non c'era il buon Westbrook. Infatti quando non c'è Westbrook... Infatti quando non c'è Westbrook vincono Washington. E, purtroppo, io matto per Westbrook, è un altro anch'io, matto. Anch'io. Perché Westbrook è matto, proprio matto come essere umano, quindi l'ho sempre amato per quello, per tutti i versi da cattivo del wrestling, no? Le grida, no? Le smorfie. Quando era in panchina, non so se hai visto nella bolla, noi si faceva commenti nel canale di NBA Revival Zone, quando lui era in panchina era vestito una volta con una camicia, canotta strappata dei Maiden, no? Bello, bellissimo. Aveva uno stile inquietante. È un personaggio che infatti mi è dispiaciuto un casino non avere i Lakers, devo dire. Cioè, veramente. Vero, tra l'altro avrei voluto anch'io ai Lakers, sarebbe stato sarebbe stato uno dei pochi modi per far fallire LeBron James. Ma senti, io l'unica partita che ho visto in vita mia di NBA a Los Angeles 2 anni fa era OKC contro Lakers. LeBron chiaramente si infortunò l'unica volta nella carriera, avevo preso i biglietti apposta e non l'ho visto, però c'era sia Paul George che Westbrook ovviamente, e se Paul George chiaramente lo infamavano tutti dall'inizio alla fine, perché l'estate precedente era in dubbio se sarebbe venuta Lakers o meno insieme a James, e poi invece era rimasta OKC, Westbrook era amatissimo. Cioè tutto lo Staples Center ti fava più per Westbrook, per via di UCLA, e per Lonzo Ball, però anche lui era un ex UCLA, ma in quella partita lì fischiatissimo, perché tra l'altro fece una roba tipo 0 su 5 liberi negli ultimi 3 minuti, una roba veramente inquietante. E quindi tipo i tifosi dello Staples offendevano Lonzo, ma e applaudivano giustamente Westbrook. Però ci sta, sono d'accordo. E un'altra cosa che mi piace molto in questa stagione è la difesa dei Knicks, mi sta proprio facendo godere come dei pazzi. Io spero che ne esca qualcuno con del sangue in fronte, proprio perché Julius Randle comunque è un figlio di LA, di quegli anni in cui abbiamo preso la purga brutta, quindi gli si vuole bene, e quindi mi piace da impazzire. Poi a me le squadre che difendono brutte e cattive sono proprio divertenti. Squadre di Thibodeau. Perfetto. Infatti, il mio amore sbagliato dell'NBA è sempre stato di Rose per un motivo. No, quello non corrisposto, io lo detesto, però. Ma poi Rose, perché devi odiare uno che si spacca tutta la vita, Dio buono. Sì, sono di Saluzzo, Reale 83. Straight out of Cuneo. Okay. Questa è una domanda molto tecnica alla quale credo che potremmo rispondere in maniera abbastanza analitica. Io rispondo Vai. Innanzitutto grazie per la domanda, Luigino. Alla settima volta non fa più ridere, se posso dire. No, infatti... Vabbè, ti dico cosa penso. È il mio quadrato, faccio quello che voglio. Va bene, stai nel tuo quadratino. Con l'Ignus in mano. Sì, comunque, sì, tanto. Come fai a dirtelo? Ok, su questa cosa io ricordo, Torre, ti piace Steph Curry? Porca miseria, ci mancherebbe altro. Va bene, ok. È come chiedere ti piace la FIFA. È un montato. Ecco, vedi, nei Trash Talker c'era uno che prendeva il coraggio e diceva no. Ma a me mi sta sul cazzo, poi che è bravo. E da lì cominciamo... Ha detto se ti piace, settimana scorsa in live, 2 settimane fa. Il mio preferito non a caso. Crociata contro Harry dove ha preso le infamate. Senti, su sta cosa di Harry mi viene in mente e mi ricordo un video di quando te fai un'imitazione veramente pessima del toscano. Ma come cazzo ti è venuto in mente? Ha fatto un'imitazione pessima del toscano? Sì, l'ha fatta in quel video quando c'è Stizia e tipo io non guardo canali che parlano di NBA minori. Senti, io e poi Madonna voglio chiedere a Lollo come gli è venuto in mente di fare. Non è grande,
Quell'imitazione pessima del toscano un po' livornese, com'è che ti viene? No, adesso no. No, ma non ti chiedo di farlo, ma cosa è venuto in mente? Sei consapevole che non ti riesce. Non è, mi riesce benissimo, meglio il mio toscano del tuo milanese, per dire. Ma io non mi sporco in questa maniera, onestamente. Porca puttana, cioè, se avete sta roba di sciacquarvi in Arno che proprio vi manda non è là. Quello lì, è soltanto che quello che è sopra Po, io per certi versi lo disprezzo. Sì, ma ci sta. È un po' una Lega Nord al contrario, la mia, capisci? Mm-hmm. Ci sarebbe anche il punto non entrerò, vedi come non sto entrando in beghe territoriali e regionali. Sì, no, no, ma va bene, accetto anche le pisserate che hai detto sul toscano. No, no, ma... so, mica mi dici il titolo del video che lo faccio vedere. No, ora non me lo ricordo. Era qualcosa con Steph Curry, ma non mi ricordo. Quando Steph Curry aveva fatti tipo 60, cazzo ne so. Che serata, ragazzi, era stato veramente un bel periodo di NBA quello. Sì, mi sono molto divertito. Una domanda io, ma ti diverte più l'NBA di oggi o l'NBA dell'epoca dei Trash Talkers? All'epoca dei Trash Talkers la seguivo ovviamente in una maniera molto più attenta, molto più assidua, molto più presente, quindi ti dico che ho molti più ricordi dell'NBA periodo Trash Talkers che quella fuori da questo periodo. Perciò mi verrebbe da dirti quello, ma non perché sono un purista della adesso si tira da tre punti, bisogna togliere la linea, no, me frega un cazzo. Però sì, a livello di affetto ricordo quell'NBA come un momento divertente. Mi sono divertito, ma perché giravano tante storie assurde come sono sicuro che girino in questo momento, quindi sarebbe divertente lo stesso poterne parlarne in quel modo lì. Quindi sono sicuro che di storie, se c'è una certezza, che l'NBA di storie incredibili te ne sforna sempre, quindi figata. Vive su quello da almeno gli ultimi 30 anni e sono gli anni quindi figata, bella. Però io NBA. Ti volevo mandare una roba, visto che c'è stato però questo caso particolare della scorsa stagione con lo stop per via del Covid e poi sta roba pazzesca della bolla. Cioè, non so se ti hai avuto modo di seguirla, perché è stato comunque un unicum, no? Se ci pensi, cioè, abbiamo seguito la stagione in questa bolla particolare e non ritornerà, speriamo, e probabilmente mai più, in un periodo dell'anno in cui solitamente la NBA non la guardi, perché si trattava di estate, in orari assurdi, perché una prima partita iniziava alle 7. Cioè, io ho goduto come un porco, diciamoci la verità. E volevo sapere un po' di... Ma come te me la sono vissuta benissimo, sono sicuro che per tornare al discorso di prima avessi avuto un canale come avete voi e dovessi parlarne tutte le settimane l'avrei seguita ancora di più e sarebbe stato divertentissimo. Ne parlavo con Vismara la settimana scorsa e mi diceva che loro come Sky a livello di dati sono cresciuti moltissimo rispetto a un altro periodo, no? Allo stesso periodo playoff di altri anni. Proprio per questi orari fantastici per noi tifosi europei ci andavamo a nozze, quindi è stato veramente fico. Cioè io per dirti la serata del buzzer beater di Doncic contro i Clippers, quella eravamo in diretta e ci siamo buttati completamente via. Io tipo faccio la diretta in macchina mentre guido, ero andato a prendere una birra con i miei amici, cioè pazzesco, ecco, cioè, il buzzer beater, cioè quello lì veramente... Ecco, forse una roba che mi verrebbe da dirti non mi sarebbe piaciuta seguirla per dover fare video o comunque doverne parlare, è il fatto che non c'era la possibilità di stare insieme, no? E quello, cioè, non ci si può stare in tanti in un posto, quindi quello a me è sempre piaciuto tanto, potermi vedere le partite con qualcuno, il caffè, queste cose qua sono riti legati alle partite che a me piacciono tanto, mi piace la dimensione della condivisione. Questa è una roba che ti invidio un botto, ad esempio, perché cioè, io seguo, inizio a seguire, poi ho conosciuto loro, però non è che si guarda le partite insieme, succede, grazie a Dio, una volta... sul cazzo fondamentalmente. Sì, anche quello lì, però... E noi siamo insieme solo per obblighi contrattuali. A Natale ci vogliamo bene, ci ritroviamo in un pub a guardare tutte le partite perché il pub tiene aperto per noi
quindi cioè, quello lì... questo l'hai detto per farmi capire che siete potenti nel posto dove vivete, no? Oh, sì, dove assolutamente siete? Dove siete? Che città? Città no, è in, tra Firenze e Arezzo. Ah, okay. È tutta la zona tra, è tutta la zona tra Firenze e Arezzo, è tutto nostro, è veramente potente, è tutto nostro, capito? Cazzo. È tutto mio. No, in realtà Montevarchi, che è provincia d'Arezzo, che è, diciamo, cioè, se si tratta Val d'Arno, sono tre o quattro paesini uno attaccato all'altro, tutti di 20-17.000 abitanti, formano un comprensorio, chiamiamolo così, di una quarantina di Milano. Milano 2. Beh, può essere sì. Una roba sì, anche questa l'ha fatta Silvio. C'è il suo zampino, no, qui c'è lo zampino di Licio Gelli in realtà, che poi c'è un discorso, ma che magari affronteremo un'altra volta, ecco. Sì, quando volete, su quello mi piace. Su Licio ha voglia, grande passione. No, ragazzi, noi facevamo, salvo pandemia, abbiamo sempre fatto il ritrovo per Natale, e gente che è venuta anche, si è fatto molti chilometri per venire, dei pazzi totali. Però, come vi diciamo da più o meno un anno, a fine pandemia faremo un grandissimo raduno, un grandissimo rave in cui... Ah sì? Siamo dei grandi, eh? Bisogna stare attenti a incontrare bene la gente, state solo attenti alle agende. No, volevo dire, in cui il cognitore si darà la morte. Cosa? Muoio? No, ti darai proprio la morte in un gesto... Un rito azteco, no? Faranno un sacrificio umano. No. Va bene, sì. Proprio azteco, è scelto proprio... Se così deve essere, esatto. Hai deciso proprio di... Vabbè, poi Lollo ti spiegheremo perché... Bella. Va bene, remix. Mettete a vostro agio l'ospite e soprattutto interessate la gente. No, no, ma è figo, è figo. La gente è interessatissima. Comunque c'è questa domanda che ci è stata proposta tante volte. Haliburton. Scopami subito Haliburton. Ecco, benissimo. Sicuramente un prospetto interessante, sta facendo molto bene, una delle rivelazioni dell'anno, ma quest'anno si diceva che la classe di rookie è particolare, e infatti quelle stanno sorprendendo sono stati Maxey, che ha una scelta bassissima, Quickly, che è alla 21, ma anche lo stesso, cioè Vassell degli Spurs, per essere agli Spurs sta trovando tantissima continuità, tanti minuti, per essere un rookie e una classe strana, e ci possono essere sorprese, magari, che ne so, il fenomeno di questa classe sarà la numero 40, chi lo sa. Che ne pensi di Haliburton, Lollo, se l'hai visto? L'ho visto Haliburton e... bel giocatore, figlio di Emma Barton. Burton, padre. No, non è Emma Barton, quello delle Spice, no? No sì. Sai, non lo so. Allora, i babbo è... che non sanno neanche le Spice. Sì, le Spice Girls, lo so. Chi ora non fate questa discriminazione generazionale. Cioè, giustificatevi il fatto che siate vecchi. Dai, tantissimo. Cioè, comunque, vabbè, niente. No, io ma sto cazzo se ne frega di Gianni Barea, ok, io sto, vabbè, se... questo è chiaramente un menzognero bellissimo, il profili fake. Oh, grande, grazie. Questo è un momento grande, importante. Grazie, un meta momento. Ok, allora abbiamo i numeri finalmente del professore. Oh. Aspetta, allora, vai. Ecco, Lollo, per te i numeri. Vista non la passione per la posta del pomodoro di Lollo, i numeri oggi sono 3 Bellinelli, 8 Gallinari, 18 Vujačić, 68 gli anni di Solange, 70 da Tony. Yes, io direi 3 Bellinelli, 18 Bellinelli. Ok, quindi deduciamo che il tuo giocatore italiano preferito è Bellinelli. No. No, che cazzo ne so, esatto, così tanto. Il mio giocatore italiano preferito è Simone Pecchio. Non vi dirà niente, ma sì che... Simone Pecchio è uno dei tuoi amici di Saluzzo. Tore. Questo se c'ho ragione. Simone Pecchio, credimi, non so neanche io chi è, guarda, su questa tipo fa una grandissima figura di merda probabilmente, però lo cerco su Google e quindi...
che non ci sarà. Poi vi manderò delle sue gesta. Va bene, ok, sarebbero molto molto apprezzate. Ragazzi, dici Prima di questo ti racconto, perché io sento che il Biga lo stava per fare. Ti racconto un aneddoto sulla nostra intervista buffa, tra l'altro bellissima, meravigliosa, la migliore intervista mai realizzata. Aspetta, ma perché è molto interessante. Dopo 5 minuti di orologio, dopo 5 minuti di orologio bellissimo con le ragazze, Fred. Non ho sentito. Devi andare fortissimo con le ragazze. Un fulmine. Farò finta, ti avevo dato la possibilità di redimerti. Dai, dopo 5 minuti di orologio, il Biga dice, questa era l'ultima domanda. Che noi tipo, Biga, cioè volevamo strangolarlo. Va bene, okay, poi dai, in qualche modo siamo riusciti a... Hai fatto 772 domande in un minuto, bravo Biga. Questo è il mio problema e questo lo rivelo perché adesso ho bevuto. Perché lo stavi per fare anche ora. No, sì, ma perché ho un problema. Cioè, con le persone verso cui nutro del rispetto, cioè, se Lollo mi dice che sta un'ora, io vedo che adesso sono le 10:36 e dico, cazzo, ora vorrà andare via, gli sto rompendo i coglioni. Salutiamo, non mi stai rompendo i coglioni che c'è la seconda di Masterchef, quindi tranquillo, c'è l'esterno. Ma davvero ti guardi Masterchef? Ma è una merda. Magari garba cucinare, che cazzo ne sai? Ma non è cucina, è show, è come X Factor, non parla di musica, parla di show, non c'entra un cazzo con la musica X Factor. Come Masterchef non c'entra praticamente un cazzo con la cucina, è tutto votato allo show, è tutto finto. Vabbè, anche i reality di Rocco Siffredi hanno messo su Netflix, non è porno, però c'è, la gente se lo guarda, cioè che problema c'è? Ma poi uno può lavorare 10 ore al giorno, arrivare a casa e guardare quel cazzo che vuole. Sono cazzi tuoi se lavori 10 ore al giorno, c'è un problema nel tuo contratto. Il Biga si sente già una tua moglie, una tua fidanzata, e quindi sente quasi dovere di non guardare il documentario su, che cazzo ne so, sulla nascita della comunità europea, sul ruolo di Mario Draghi, detto il dragone, detto anche l'euroinomane, come ha detto il filosofo, come cazzo si chiama, ma lo dicevo oggi, mi passa sempre il nome, è matto totale. Comunque, a parte questo, una curiosità interessante che ci hanno suggerito alla chat, io non ci credevo, ma ho guardato su Wikipedia, Tyrese Haliburton è il cugino di Eddie Jones, ex Lakers, anche ex Charlie Hornets. Non lo sapevo, però è vero, l'ho visto su Wikipedia. Grazie a chi ce l'ha detto, ci hai veramente illuminato. Queste sono le storie fighe dell'NBA. Eddie Jones anche... Hit, se non sbaglio, anche ex Hit mi sa che c'è, alla fine c'è una... quello che vestiva il numero 6 prima di LeBron, se non... Fuffaro, ci dice il nostro grande Enrico Barile Tore. Fusaro, esatto, il grande filosofo Fusaro, ha detto l'euroinomane, fantastico, lo sentivo oggi alla Zanzara, mi sono piegato. Un teologismo molto interessante, molto bellissimo. Grande che viene usato sempre per i fan anche di lui. Senti, io mi voglio bruciare anche le ultime certezze che ho su di te, perché da alcune cose avevo delle certezze e voglio disattenderle. Puoi tornare indietro nel tempo e vedere 3 partite. Quale scegli? Non saprei dirtene una. Scelgo The Shot di Jordan. Scelgo la gara 7 di finale di conference con i Sacramento Kings, con quella tripla incredibile di Big Shot Rob che ci manda in finale contro quel, se non ricordo male, contro dei paracani che hanno la maglia degli Nets. Erano letteralmente dei paracarri con la maglia degli Nets. E gara 7 di... che è la mia partita preferita, di Lakers-Boston, il penultimo titolo Lakers. Ok, mi concedo un piccolo off topic, ti ripropongo la stessa domanda ma a tema musicale, perché mi sembra una tua passione relativa, se vuoi mi posso anche sbagliare, magari le 3 concerti che avresti voluto vedere che non hai potuto vedere.
quello degli Stones, se non ricordo male, a Sacramento o a San Francisco, dove c'era la security fatta dagli Hells Angels, che tirano una coltellata alla seconda canzone al primo che era lì perché gli toccò la moto, deve essere stata una ficata. Woodstock, direi Bob Marley a San Siro. Oh, ok. No, scusami, l'off topic, però ero curioso. Io già questo aggiungerei in Nirvana. In Nirvana, tipo l'ultimo concerto, non ricordo dove cazzo fu, in realtà, tipo Palaghiaccio, mi pare, in Italia. Non so, sì, a Torino, se non ricordo male. Cazzo, quello sì, mi manca. Però Bob Marley a bestia, sì, tutte e tre. Tra l'altro c'è una curiosità inutile, non so se conosci la banda Bardot, che è comunque un gruppo di Firenze. Uno dei dischi loro, se non mi sbaglio, Bondo Bondo, iniziava proprio con un campionamento del Mick Jagger che chiedeva durante il concerto lì alla gente di non menarsi, perché era lì che si scontellavano, fantastico. E comunque dalla regia mi dicono che Euroinomane Fusaro l'ha rubato a Alessandro Montanari, detto nel 2018. Ah. Fusaro impostore. Oh, coglione pure ladro. Bello, mica male. Avete in comune solo una cosa, biga, vedi? Scusa? Avete in comune solo una cosa, quindi, con Fusaro. Scegli tu quale delle due. Impostore. Ladro. Assolutamente. Ladro. Io avrei detto comunque... filosofo. Sì, va bene, ok. Ho una laurea nell'Università della Strada, però questo è un altro discorso. Non credo lui ce l'abbia. Sì, sono uno di loro. Comunque, bambino un dice... ministero. Sembra un po' Ermonnezza stasera, biga. Grazie, c'ho soltanto i capelli unti, è un altro, cioè, è per questo. Comunque... Thomas Millian li avevo. Lo vedi, però non l'ho così lunga ancora. Comunque, chi dice Queen in Sudafrica è veramente un normie di merda. Volevo dirlo, niente, così per chiarezza, che non capite un cazzo di musica. Perché, però, scusi, i Queen sono un elemento... Come mai con i Queen, Bica? Perché sono super sopravvalutati e facevano cagare. Ma non è assolutamente... Ah, legale. Facevano cagare! Facevamo nei Trash Talker. Questo, se vi posso... Questo. Io guarda, ero convinto di questa roba, ero convinto di questa roba, poi tipo la prima volta che sono andato in America, andavo a New York, hai visto ste cazzo di aerei, no, che ti senti i dischi perché non ti passa mai, poi io sono paranoia sempre quando sono per l'aria, eccetera, e mi sono sentito il Greatest Hits dei Queen, e ho scoperto che amo i Queen, poi ero uscito Freddie Mercury, c'è un problema, fantastico, l'omosessualità di Mercury è un problema per te? Ti dà noia? Ma che cazzo devi dire? Io David Bowie, senti, Bowie non era omosessuale, un periodo, comunque sono l'ultimo che ha problemi da questo punto di vista, perché ho detto prima di Andromeda e Trunks, quindi vabbè, non mi fate accuse infondate, non ti nascondere, Biga. Te in realtà reprimi un tuo stato, delle tue voglie con dell'odio. È un meccanismo psicologico molto semplice e comune, Biga. No, vabbè, comunque non siamo qui a parlare di questo. Dico soltanto che i Queen sono una merda, sono enormi e c'è stato un discorso di inflazione. Ma come cazzo fai a star con della gente che parla così? Io non capisco il loro... Normi è una delle parole più brutte che io abbia mai sentito. Ma io mentre... non sto ascoltando, sto guardando nella televisione muta un grasso Mario Monti che parla da formiglie. Ah, è ingrassato il professore. Attenzione, vado anch'io a vedermelo, intanto così preciso. Allora, salutiamo, ma intanto io vado su ansa.it e voglio vedermi cosa sta succedendo da Piazza Colonna, che oggi il banco in Piazza Colonna penso sia una delle cose più belle che abbia mai visto la politica italiana. Io voglio tornare sempre a Silvio, ma se pensiamo a Silvio, ha montato una stanza nel suo giardino di Arcore per registrare l'Italia, il paese che amo, e questi prendono e mettono un banco in mezzo a Piazza Colonna, è una cosa incredibile, bellissima. È l'evoluzione della specie, ragazzi. Pensa che è l'evoluzione da un certo punto di vista, senza il matto che gli tira la statuina di quando Silvio con la faccia che gli usciva il sangue, che guardava... È un momento fantastico. Iconico. Hola, hola, Annuccia Horta.
va benissimo. Digli tu che io sono l'unico in questo paese che vi difende da quella battuta sui toscani, per favore, digli. Ma infatti questo è un bel gesto. Rollo, dove vai in vacanza? Quando si può andare in vacanza? Sul mio balcone. Ma la priata del mondo da fare in questo momento. Ma la metti la bandiera fuori? Tanta roba. Dei pirati? Sì. Bravo. Quindi questo ci fa dedurre che voti partito pirata alle europee? Ma io voto San Paoli alle europee, proprio la squadra di tedesca. Vabbè, quella è tanta roba, siamo d'accordo. Abbracciamoci, si prego, abbracciamoci fortissimo. Io ora mi estraneo da questa live per far stare insieme questi due vecchiaroni. Ma almeno due vecchiaroni con questo San Paoli, scusate. Finalmente. Salutiamo, Tore, che tu hai un figlio da crescere, io ho un figlio da crescere, quindi direi che... E io, ma sono andati via davvero, cazzo, dai, per i saluti dovrebbero tornare. Comunque, ragazzi, io sono l'ultima persona, eccoci, perché non so che dire se sto da solo, perché non so come dire. Solo per i saluti, io vi volevo far congiungere, far stare insieme, magari. Perché deve portare il cane fuori, perché sennò mi potevo raccontare di quando sono stato a San Paoli, in curva. No, ma infatti, poi tanto io e Toro ci facciamo un podcast, quindi fatevi pure i cazzi vostri, nessun problema. Se volete vi do i saluti. Sì. No, ma non dovevi spiegare... Cazzo, speravo che ti dimenticassi. No, dai, ora a questo punto... Non è ancora questo giorno. Ma io tanto lo sapevo, e tanto è un cazzaro che promette le cose. No, non è che l'ho fatto per voi, per tenere un po' così l'audience attiva fino alla fine, così sì, poi sì. Ciao. Ma poi comunque hai riconfermato che ti conosceva un pochissimo in chat. E comunque, questo è un problema. Vedo. Avete sbagliato voi l'ospite, che cazzo, io ho detto voi siete scemi, voi avete voluto me, cazzi vostri. Sono io che ho fortemente voluto te. Comunque, questo è un altro discorso. Facciamo quindi una domanda Biga per chiudere. Lollo ha, come dire, rispettato quelle aspettative che avevi, oppure sei deluso dopo aver conosciuto il personaggio? Quando si conosce un modello, fanto, a volte si rimane delusi, a volte si conferma l'essere. No, assolutamente no. Cioè, vabbè, non è questa la sede e tutto, però, cioè, nel senso... Non è questo il luogo, il momento, il contesto adatto. Lui è bravo a fare le imitazioni, è vero, Tore? Lui sì. Ma anche Biga quando fa Sergio Tafkar funziona. Non lo faccio. No, Biga, facci Sergio Tafkar. Siamo diventati una roba, imitazioni. Se si faceva fare i giochini o le palline, si faceva giocare. Tore, fai Tafazzi e avete chiuso il cerchio, vedi? Esatto. Però finito la bottiglia lo fo. Noi siamo molto... intellettuali, siamo molto independent. Capito? Questo è quello che è l'imitazione del toscano, hai capito? La polca è un mio padre, è bellissimo. Io non sto dicendo niente. Vedo davanti allo specchio la sera. Ma perché là c'è sta roba un po' strana? Se ci va, mascella e va un po' di lato. Smascella un po' là, io non so come mai. Senti, avrà preso un colpo. Rispondo velocemente alla domanda di Tore, non necessaria, assolutamente no, nel senso, anzi... Volevo mettere in difficoltà una battuta. No, io sono sinceramente per un momento in questa live serio, sono molto contento che Lollo, uno, mi abbia risposto, due, abbia voluto sprecare un'ora e qualcosa della sua vita per passare un po' di tempo con noi, perché io, Massimo Onestallo, e questo va in... cioè va a danno nostro, reputo ancora Trash Talkers il miglior canale mai fatto sulla NBA in Italia, ma questa non è... Oh, che è successo? Che è successo? Ma io questo non voglio leccare il culo perché lui c'è, perché loro lo sanno e l'ho sempre detto. Però loro... qui la chiudo. Lo rode dentro. Freddo sta cosa proprio lo rode dentro. Tore, sì, che per essere intelligente sa pesare le parole... di un ragazzo come Biga, ma Freddo... Ma io non ho fatto assolutamente niente, queste tue illazioni sinceramente mi feriscono. No, io sono molto contento che mi abbiate chiesto di venire, che tu mi abbia chiesto di venire, è stato veramente un piacere, davvero,
è sempre bello poter chiacchierare, dire cazzate sul basket. Quindi grazie, grazie per l'invito. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io, perché mi sono divertito. Peccato per Freddo, ma la prossima volta con lui non si diverte mai. Io mi diverto sempre, biga. Io sono sicuro che lui è andato al parrucchiere e gli ha detto: fammeli come John Wick. John Wick! Adesso li sta facendo crescere come John Wick, no? Lui vuole arrivare fin qua, con i capelli qua, poi comprarsi un beagle. No, non so, in realtà mi comprerò un gatto. Lui va lì e gli dice: senti, li voglio come John Wick. E l'altro, guarda, si fa attaccare della barba posticcia. Sì, ma ho presente. Ragazzi, davvero, vi ringrazio tanto per... Che cazzo? Mazzella. Mazzella, Luca. No, non può essere. Ti si vuole bene. Ti si vuole bene, Luca. Sempre. Noi si vuole bene a tutti, comunque, scherzi. Ti si vuole bene soprattutto perché sei nato alle pendici del Vesuvio. Il tuo unico merito, però. Forza Napoli sempre. Più belle del mondo, ragazzi. Sì. Forza Napoli, non la Napoli calcistica, però. Tutta Napoli. Sempre. No, Napoli calcistica. No. Ragazzi, grazie di nuovo per l'invito, è stato veramente un piacere. Grazie a te. Lo rifacciamo. Sei volentieri. Mesi. Speriamo di risentirti presto, magari non soltanto su NBA Week, magari su altre cose. Vi ricordo. È stato un piacere. No, aspetta, volevo dire velocemente, mi sbaglio, andate su Instagram a seguire la pagina di Gators, che lo gestisce, per cui va, Diobono, ti volevo fare un po' di marchetta, Diobono, diglielo anche te. Sì, no, io non la gestisco, sono una squadra di basket, sono molto molto bravi, loro mi hanno chiesto di dargli una mano sulla comunicazione e quindi da quest'anno gli do una mano sulla comunicazione, sul marketing, ma sono super bravi, sono veramente super. Quei bimbi, hanno tanti bimbi, sono una serie D molto, molto onesta, io ho minors sempre nel cuore. Ho visto più partite minors che di NBA nella mia vita e di questo non ne farò mai segreto. No, ma è giusto. Lollo, grazie mille, davvero, buon proseguimento di serata. È stato veramente un piacere, anche se ha detto un sacco di cose brutte su di me, però io, come diceva qualcuno, l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. E come diceva qualcuno, io sono io, voi non siete un cazzo. Perfetto. Avevo citato il grandissimo maestro Silvio. Ciao, grazie mille davvero. Ciao, alla ragazzi, prossima. Super. Ciao. Grazie. No, ciao. Grande. Buona suerte. Grandissimo. Ciao. E noi ragazzi invece... Ok ragazzi, cosa è successo? Avanti. Sì, andiamo avanti. No, era chiaramente un fake. No, beh, penso di no, la sto andando a indagare. Comunque andiamo avanti. Ok, andiamo avanti, via ragazzi. Ragazzi, parliamo di calcio perché è il mio sogno bagnato parlare di calcio, si può parlare allora, di calcio. Allora, domenica, per chi non lo sa e chi non è di qua, è in previsione uno dei derby campanilistici più interessanti della Toscana, che è Montevarchi contro San Giovannese. Toccherà farlo a porte chiuse, non si potrà andare allo stadio, sto aspettando che mi diano l'accredito, perché lo dovevano dare oggi, ancora non me l'hanno dato. Io ho mandato la richiesta, ma ancora, però so che sono in ritardo, quindi io potrei testimoniare per il canale, se vi piacesse, anche le emozioni di un derby così sentito. Vennero anche degli olandesi anni fa apposta dall'Olanda per vedere questo derby incredibile, dove ci si infama tantissimo perché i paesi stanno praticamente attaccati, quindi potete immaginarvi, altro è Pisa Livorno, peggio. E quindi nulla, questo è un momento bellissimo per il calcio, soprattutto perché noi di Montevarchi siamo anche sopra San Giovannese in classifica, quindi è ancora meglio. E quindi niente, Siena Montevarchi, caro Nikola Jokic, si è vinta, Dio Bono, capito? 1-0 e si è rivinto, perché noi senesi si fa sempre il culo, porca cena. Invece San Giovannese ci hanno perso e poi hanno inventato tutta una spazzata e l'hanno ricevuto, e che ha rubato. E tu perdi 2-0 e l'arbitro ha sbagliato l'ammonizione. Ma che si sta scherzando? Ha sbagliato. Magari si poteva recuperare comunque. A San Giovannese tutti gli anni ruba 3 o 4 punti a campionato. L'anno scorso tipo rubò 2 partite perché quell'altra, il Prato, non si presentò alle prime giornate, roba da matti.
quest'anno un rubato di Siena. Aquilotto, stai molto chiotto, volevo rispondere. Tra l'altro, vabbè, no, Siena merita sempre comunque. No, volevo dire, senti, Alessandro, quando veniva distribuita l'ironia e senso, insomma, della comicità, l'ombrello lo potevi magari chiudere. Tra l'altro, siccome il canale è mio e NBA Week è mia, e anzi ora si arriverà anche a questo discorso, perché insomma la faccenda è molto meno serena di quello che pensate voi, siamo qui a ridere. Io fo che cazzo mi pare, se voglio parlare di calcio parlo di calcio, se voglio parlare di Topa parlo di Topa, se voglio parlare di Mario Draghi e di Berlusconi, ciao Marco, non levarti dai coglioni. Ciao Marco. Va bene, ok. Allora, voi, io do un consiglio, chat, siccome mi gira abbastanza i coglioni, ma questi sono altri discorsi, chat, buttate un po' di domande, questi due vi rispondono, io mo fumo una sigaretta e poi arrivo, come, va bene? Dove vai? Ma che fa a tirare una sega? Perché c'è stato Lollo! Sì. Sega e poi sigaretta. Post-coito. A parte tu sei rapido, quindi ci metti scusate un attimo, cioè quanto si deve andare avanti ancora stasera? Perché io, insomma, cioè, vedo la verità. Almeno arriva alle 2 ore come sempre. Dio santo. Le domande, così si parla di basket, dai. Comunque, Alessandro Lone, sì, top per Maloso. Top per Maloso. Sto scherzando, yeah. Alessandro. Ti spiego una cosa, guarda, ora poi, non so se lo vedremo, insomma, un periodo un po' teso nel collettivo NBA Week, quindi magari escono un po' ste robe. Poi io, tra l'altro, se non sto neanche granché bene, infatti potrei usare il solito termine. Io voglio che la parola collettivo mi sia avvicinata. Roba da fare un canale da solo, allora, cioè, nel senso, che problema c'è? Ma, comunque dai ragazzi, vediamo magari queste cose, digli di sti cinesi del Jersey, se glielo vuoi dire, se no domande sul basket, dai, magari. La mia maglia l'ho bella comprata, cazzi vostri. Ecco, molto bene. Va bene, ok, sempre molto accondiscendente, tranquillo. In NBA Week assolutamente non è un'offerta libera, si va dai 100.000 euro. 100.000 euro, magari rimpiazzate il biga, chi offre più del biga entra al posto del biga, tanto non fa un cazzo, è inutile. La decido io, la quota non è che decidete voi, la decido io. Decido. Non è perché t'ha la fortuna che t'hanno partorito qualche anno prima di noi e ti prendi tutti fortuna, i meriti e stronzate varie. Almeno è un ricordati, schianterai prima di noi. Ma schianterò domani probabilmente, però... Nel senso, quello va in terra per prima e torna, nel senso, non c'è problemi. Almeno non mi pigli un tumore al polmone, poi con tutto il rispetto naturalmente per cattumori o qualche cosa di simile. Non te lo auguro, No, però insomma fumo. Posso augurarti male, ma non ti auguro testo. Vabbè, grazie. Che cazzo fa la domanda? E mi hanno detto seccamente no. Io vedrei bene, non so, Jets o Sans. Tore, te che sei un grande amante di Lonzo, che dici a questo Giuseppe? Ma guarda, stavo facendo un'altra cosa. Quella domanda, capito, scusate, stavo a vedere se chi ci aumenta, cioè, come si fa a vedere i profili di chi ci aumenta per capire se sono vero o finti? Faccio io. Vedrei bene Lonzo ai Jets o ai Suns? No, vabbè, Lonzo ai Jets assolutamente no, perché comunque hanno già chi gli funziona, diciamo, in quel ruolo là. Sans neanche, cioè Sans c'è Chris Paul, no? Cioè, no. Sì, loro ti hanno detto esplicitamente no. Lonzo. Lonzo, dipende come lo vogliamo intendere, se lo vogliamo intendere come un giocatore può fare la riserva o comunque il backup della point guard principale, sì, sta bene un po' da tutte le parti. Forse tra Jets e Sans lo vedrei meglio ai Jets, visto che io Conley, cioè, non sono mai stato un fan, però obiettivamente sta funzionando strabene, come sta funzionando strabene tutto il sistema Jets, quindi, però magari metterlo dietro a Conley, ma però in realtà non lo vedrei bene né lì né là. Io ti dico la verità, io avrei sempre voluto tenermi Lonzo ai Lakers,
Non so quanto sarebbe produttivo nel gioco dei Lakers in questo momento, però io nel dubbio me lo riprenderei e starei un attimino a vedere, visto che appunto si parlava tanto dell'arrivo di Jason Kidd nel coaching staff 2 anni fa, di quanto poteva far bene a Lonzo avere uno come Jason Kidd, che tanti lo avvicinavano a Kidd erroneamente, secondo me, però tanti le cazzate le dicono, quindi io me lo riprenderei Lakers, insomma. E vedo tutti a scatti, non so se scatto io o scattate voi. Oh, non lo so, Monica Scattini, in dubbio, riposi in pace. Domanda esistenziale. No, purtroppo dalla chat dal vivo non si può vedere Maremma Troia. Ma che cosa? Nulla, nulla. Domanda esistenziale, come vi vedete tra 10 anni? Sotto domanda, probabilmente sì. Copia e incolla. Tra 3 anni, io e tutti i grandi morirò a 27. Mamma, come tutte le star. Dopo questo qui cambiano i trend, Jimi Hendrix può morire a 28, a 26 pur di non essere accomunato a te. Ma io sarò la stella più radiosa invece. E sti cazzi, comunque devo fumare e poi arrivo, un attimino, Sì, va bene. Sarà nei miei diritti. Prenditi le tue cazzo di libertà che vuoi, ora tra un po' ci vuoi anch'io quando tu torni, se va bene, si fa così? Vediamo, è questo qui l'intrattenimento che diamo al pubblico? Cioè, questa è la tua idea di intrattenimento, Biga? Sì. Guarda come stiamo perdendo i spettatori, guarda. Andava via l'olio. Voi rispondete alle cose, arrivo, ciao Shakanubi, un bacino. Ah, una domanda molto interessante, al Biga sicuramente un cazzo di tempo gli piglia, proprio zero. Oh, si è levato anche dal cazzo. Insomma, il canale quanto tempo ci prende? Ma visto che io sono semplicemente quello che monta i video, quanto tempo mi prende? Ma considerando che la notte sostanzialmente ho smesso di dormire, dormo 3 ore a notte, a volte ho rannicchiato in un angolo al buio, pochissimo, è facilissimo, è molto poco snervante. Io per dire non ci perdo sostanzialmente un cazzo, se non è tempo di entrare in live 2 minuti prima e uscire dopo. Tanto abbiamo un responso. Addio. 35,8 amici. Cosa intendi, Paolo, per Biga deve migliorare la sua qualità video? La webcam? Ah, perché il Biga ti informa che ha appena comprato una webcam da un botto di soldi, quindi quando gli arriverà... Siccome i soldi al Biga glieli prestiamo noi, ditegli quel microfono che ha pagato tipo come uno stipendio. 50 euro e che non, sostanzialmente non fa una sega. Quando ci avevano consigliato di comprare altri microfoni, insomma, no, Tore? Però a noi ci piace fare così, gli esosi. E vabbè, come ad esempio il cavalletto che avevo, che è rimasto... Ma è Giuseppe Pagana... Risponde a un qualcosa tipo perché ti fai la bamba? Chi? Perché insomma, Maurizio Mosca per una roba di genere ha mandato uno in galera in 30 secondi. Non ti si manda tipo un paio di persone a casa con il palo e ti si fa palare. Come ti permetti? Penso dicesse è freddo, visto che si tocca il naso. Però, freddo, te che hai da dire? Ti fai la bamba? No, direi di no, però a un'affermazione del genere io non posso che ricorrere ai miei legali. No, c'è veramente poco da ridere. Quali legali? Ai nostri legali. I miei no, di sicuro. Allora, reale statistiche difensive dei Nets fino adesso, ma guarda, te la posso semplicemente riassumere con hanno il peggior offensive rating della storia dell'NBA e il migliore offensive, il peggiore defensive rating e il peggiore defensive rating e il migliore offensive rating. Cioè, devono trovare una quadra. Ma stai parlando dei Nets? Sì. Sì, devono trovare una quadra, ma sicuramente la troveranno, secondo me, nel senso che vedrai, tipo, riescono a fare qualche magia entro i deadline e accomodano un po' la situazione.
Di sicuro serve qualcuno che difende, perché in questa maniera non arrivi in fondo malgrado tu abbia un attacco incredibile. Cioè, almeno io non fai 150 punti a partita, speri che gli altri li facciano 149, perché i tiri decisivi escono. È una lotteria, ma questa è una roba già, insomma, che si era analizzata nel momento in cui Harden arrivò ai Nets. Chiaramente si tratta comunque di una squadra che ha una potenza di fuoco unica nella Lega, e quindi secondo me devono fare pochi accorgimenti, manca veramente poco, però l'accorgimento difensivo apparentemente è poco, ma poi dato di fatto per dato di fatto è una roba importante. I titoli senza difesa non si vincono, anzi si vincono in difesa, per cui... Sì, allora, è defensive rating, è una statistica che in realtà, cioè, per valutare i giocatori singoli, ultimamente ha perso di significato. Cioè, gli analisti proprio non la considerano più, cioè qualche anno fa davano molto peso a questa statistica qua, anche per valutare il singolo giocatore. Oggi invece è utilizzata per la maggior, cioè con più attendibilità, per valutare la squadra, e comunque sì, è il peggiore di sempre. Comunque, per ripartire su, cioè per ritornare sul discorso Lonzo che faceva Giuseppe, non sapevo che Conley era in scadenza, ed effettivamente sì, se Conley scade potrebbe essere una soluzione. Io non credo che Lonzo... E lo rifirmano. Io, cioè, non credo che Lonzo tipo vorrà poco, dice, volevo dire questo, quindi a parità di dover spendere mi tengo Conley, anche se io ripeto non sono un fan di Conley, però comunque il Conley abbiamo visto in bolla, il Conley stiamo vedendo dove stanno, è comunque un buono, però effettivamente fuori Conley Lonzo ci potrebbe pure stare. Cioè, potresti scrivere un libro di barzellette, secondo me batti i numeri di quello di Totti. Gran bel libro. No, poi c'è la domanda seria di Bastini Bast, che ci domanda: come possiamo sconfiggere l'abuso di droghe pesanti? Legalizzando, condannando ogni minimo possesso o educando le persone? Condannando ogni minimo possesso assolutamente no, si va solamente ad aumentare il senso, come dire, di proibito verso il quale il giovane tende solitamente. L'abuso di droghe pesanti si limita o si sconfigge, non si limita e non si sconfigge, però tipo i danni che le droghe pesanti e l'abuso delle stesse possono portare si possono solo limitare attraverso una cosciente educazione e una totale legalizzazione di ogni droga. Io sostengo che ulteriormente, se la nazionalizzassero ogni tipo di droga e la prostituzione, questo paese potrebbe avere un minimo di rifioritura economica, visti i debiti che ci sono. Quindi, io sono assolutamente contrario invece alla legalizzazione delle droghe pesanti. Io invece voglio usare il basket per fare politica, perché credo che abbiamo delle responsabilità e dobbiamo far veicolare i giusti messaggi, quindi sia la legalizzazione di droghe e prostituzione, e se no non facciamo l'ipocriti, perché noi abbiamo delle persone che ci ascoltano. Ma diventi padre, ma puttana di quella troia, diventi padre e ti mette a dire di legalizzare le droghe pesanti. Cioè, tutto. Posso capire la marijuana, le droghe leggere in genere, ma le droghe pesanti, cioè, vuoi avere sulla coscienza migliaia e migliaia di morti, milioni di morti? La metà, se tu vai con le stanze del buco, vai a vedere come funziona in Svizzera. In Svizzera funziona in questa maniera. E comunque, ragazzi, ripeto, è l'ora di togliersi i diti dal culo, invece di stare qui a fare i simpaticoni e a dire le cazzate. Ci sono delle persone che ci ascoltano, abbiamo delle responsabilità. Il basket è un veicolo per migliorare la società. E quindi è una cosa che vi dovete mettere in testa voi, ragazzi, perché sennò così non si va avanti. Ma che queste stronzate va di in qualche altra pagina, va a diventare redattore da qualche altra parte? Cioè, quando ti chiamano altrove, vai a dire queste stronzate quando ti chiamano altrove, nel senso è tornato, andava a fumare, no? L'arrivo dice, va a dire stronzate un'altra parte. Dai, sai che fo? Sai che fo? Mi levo un attimo dai coglioni. Tipo, buono, davanti a coglioni, ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole, cioè, nel senso, la gente tipo mi appoggia, no? No, cazzi vostri, cioè, c'è un uomo comunque, quante... vorrebbe a Palazzo Chigi, capito? Come dire, che cazzo voglio dire, gran criterio, esatto. Cioè, che Sid Vicious, se fosse vivo, mi avrebbe voluto fare primario all'ospedale, più o meno. L'attendibilità è quella. Il prossimo ministro della sanità, Sid Vicious, morto, zombie. Stavate parlando di NBA o stavate facendo finta?
No, no, perché ci hanno fatto una domanda sul modo per sconfiggere le droghe pesanti e giustamente, siccome, come dico, noi abbiamo delle responsabilità, stavo dicendo le cose alle persone che hanno bisogno del nostro parere per migliorare la loro vita. Non lo so, secondo me non è una cosa fattibile, vai, perché... ci sia una domanda, rispondi allora. Sì, assolutamente, cioè, rispondo senza nessun tipo di problema, ok? Cioè, è un paese in cui, cioè, per quanto bello, utopisti o quello che cazzo vi pare, anche a me mi garberebbe spaccarmi male di droghe sintetiche e non, cioè, però tanto in questo paese non è sostenibile questo tipo di, cioè, modus operandi, perché... non puoi pensare ad applicarlo dall'oggi ai domani, cioè un paese s'abitua, cioè siamo un paese, cioè, troppo stronzo e diseducato a fare queste cose, quindi non ci si farà mai, i cazzi vostri, niente. È un utopista disilluso il nostro Vigazzi. No, un utopista disilluso, cioè nel senso, cioè, guardo la realtà in faccia a differenza di qualcun altro, cioè tutto qua. Più realistico di quello che ho detto io, si taglia testa e toro. Selezione naturale, no? Poi vabbè, il Franz dove cazzo è? Non lo so. Boh, dove a cercarlo nel suo canale. Cioè, qual è? Cioè, non è questo il canale di Franz. Cioè, questo è NBA Week ancora. Cioè, credo. Boh. Comunque... cioè, vabbè, no, non lo so, poi c'è la gente viene qui. Oh, vadalo, Franz, eccolo, vedi, se palesano. Entra il Franz, ragazzi, fate entrare il Franz, almeno magari si incomincia a parlare di qualcosa, perché con voi due, raga. No, Dio buono, siamo qui a parlare di qualche cosa, onestamente, esterni, tutto il rispetto assolutamente di Franz, però, cioè... No, Franz, ti mandi il link, aspetta, Bah, manda, no, cioè, manda il link a chi ti pare. Ma lo so, grazie Franz, tu ci ascoltavi. Comunque dai, il Ginobili Veneto, incredibile. Giù domande, mi sono perso. Ma di dove siete? Chiede Omer Campanelli, ci segue da poco perché prima l'abbiamo ricordato. Noi siamo di quello che c'è in mezzo tra Firenze e Arezzo. Cioè San Giovanni Valdarno, precisamente. Esatto, siamo in quello spazio in mezzo tra il culo e le palle. San okay, Giovanni Valdarno. Il famoso pallano, simpatico veramente, molto 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 simpatico, bella Montevarchi tra l'altro, con sindaco fascista. Più schifoso del mondo, sono d'accordo su questo. Allora, tu ci abiti, pigliare residenza in un posto migliore. Tipo... sono cerca a casa appostami. Vabbè, se vieni in un posto il cui centro storico è stato disegnato da Arnolfo Cambio, non so quanti paesi in Italia possano vantare una cosa del genere. È assolutamente vero, però diciamo che nella storia pure raccontate. No? Ecco, sì, vabbè. Esiste il gioco del pozzo. Sì, andiamo... è la stessa cosa, nel senso, cioè... parliamo di basket. Parliamo sì, di sì, basket. Sì, parliamo di basket. Parliamo di basket. No, ma no, aspetta, aspetta, no, anzi, esatto, è interessante, proprio, una volta tanto ci si intende. Va bene, ok, continuiamo su questa linea, cioè fedeli alla linea delle cazzate, cioè, non male. Vai, qual è il collegamento con il Doge Rosso? Io non so, che vuol dire questa cosa? C'è un filo rosso che tutti ci unisce, come il filo rouge, esatto, sono quelli. Qual è? Vorrei Franz per raccontare questa... cioè, come cazzo è andata? Sei te che sei andato a beccare Franz, no? L'hai portato... No, in realtà tipo è stato Franz a proporci di iniziare, come dire, a collaborare. In realtà si iniziò aprendo un gruppo su WhatsApp, si fece un paio di live durante il vecchio lockdown e poi... Sì, in realtà io Franz già avevo avuto dei contatti a tempi che facevo i podcast, quando ero chiaramente da solo, stavo largo e forse meglio. No, guarda, ci puoi tornare quando vuoi, non è un problema. Era una bella scritta a belli 13, e io mi ci a fare il podcast la settimana prossima, se non c'è problema. Vai, vai. Però insomma, da lì poi dopo si è iniziato giustamente a fare le live sul canale di NBA Revival Zone. Infatti erano live, quelle erano live, nel senso, poi da quando si è iniziato a farle qua sono diventate un delirio. Ma ok, cioè nel senso,
va benissimo, cioè, guarda, non ti rispondo, dice, cioè, Enrico Barile che l'area derby fa benissimo, cioè, fosse quella lì e basta. Comunque. Prendo un secondo di pausa anch'io, biga. Ma vai, prendi, prendi, vai, resto da solo, sto benissimo. Ah, oh, che bellezza, guarda, ti mando anche fuori. Vai, sono tutto per voi. Questo schermo gigante, anche un po' no, troppo gigante. Però vabbè, dai, sono tutto per voi. Biga, cosa ne pensi di Quickly? È un buon talento, cioè la squadra in crescita in X, cioè ben allenata, come ho sempre detto, da Tipodo, che dir se ne voglia, magari quell'altro hanno sempre più di peso, però ben allenata, la squadra non è ben attrezzata, insomma, guardiamoci in faccia, Rendo sta giocando a fenomeno, ma perché non ha niente intorno di buono. Quickly è qualcosa di buonino, che si sta vedendo, quindi sono contento. Da qui a Rookie of the Year ce ne passa tanto, però ecco. Allora, altre domande. Ora, allora, che lavoro faccio? Io lavoro in un'azienda che si occupa di comunicazione e altro. Cioè, non mi piace specificare. Comunque sì, lavoro. Allora, mettiamo questa di Giulione. Haliburton a bestia. Haliburton più di Quickly, perché Haliburton mi sembra più pronto per certi versi. Quickly potrebbe essere un po' una fiammata. Ok, non mi incazzo, Paolo. Cioè, meglio, cioè c'ho le luci, fanno un po' cacare. Eccolo, è tornato. Ah, ecco. sì. Che poi giustamente questa è bella, dice di risolvere gli scazzi, è 20 minuti su aspettare di rientrare per rispondere a WhatsApp. Dio buono, a dire lui qual era lo stile of the draft, almeno io l'ho detto te. Così, vabbè, comunque, biga Shawn Michaels, cioè anche se è difficile scindere la di Generation X a DX, per me è difficile, molto difficile. Guarda, vedo anche quell'altro, si rimetterà da sé, oppure fa il cazzo che gli pare, continua. Va bene, vai, vieni Ciccio, vieni. Shawn Michaels o Triple H? Ciccio. Shawn Michaels o Triple H? Shawn Michaels o Triple H? Oh, Madonna di Dio, ma cazzo, è come se mi chiedono di scegliere tra, non lo so, tra ma peggio della mamma e babbo, cioè tra me o me, cioè, HBK però, ma proprio di pochissimo, ma proprio di poco. Belle queste domande, soprattutto rivolte a me, senso. Soprattutto rivolte a me, dirette Kokorin per la possibilità di spari in centro a Firenze. Questo, nel senso, la risposta è questa. Dai, andiamo. Cioè, siamo fermi, siamo sempre qui. Cioè, vabbè, lo screw job è stato uno dei momenti più alti e che ha. Cioè, è un momento iconico, ragazzi. Cioè, poi vabbè. Anche per le vicissitudini, ma non voglio mostrarmi anche come grande esperto di wrestling che ha portato, perché poi Michaels era una personalità molto disfunzionale in quegli anni, ha portato vicino al fallimento la WWF, che all'epoca si chiamava, poi c'è tutta la vicenda dell'infortunio gravissimo, ma che in realtà molte voci dicono che fosse finto. Era semplicemente un modo, diciamo, per ripulire il personaggio, e poi è rientrato con questo avvicinamento a Dio e poi sì. Il clamoroso e meraviglioso ultimo arco della sua carriera. Vorrei sapere che ne pensa il vecchiarone queste cose, oppure non se le ricorda. non le seguivo perché me ne sbattevo il cazzo. Seguivo la WWF quando era ancora wrestling, non quando. C'è anche Step Back, caro Fede, che saluto. Sono andate. Ciao Fede. Sono andate, se chiedevi dove erano. Aspetta, c'è un goccino. Vai, si rifruga il fondo del barile. Digne.
Ciao Fede, purtroppo sei arrivato in una live, diciamo, che sta mostrando degli screzi interni a noi tre, infatti... Se vuole parlare dei cazzi nostri, parliamo, se tu ne vuoi parlare, parla. Ne devo veramente parlare, cioè devo sputtanarvi pubblicamente? No, prima rispondo a questa domanda. Daniel Bryan, sì, la sua storia che l'ha portato a vincere il primo titolo è il movimento Yes, è una roba bellissima, una delle più belle degli ultimi anni. Oh, ma intanto ci chiedono, ma che avete combinato? Ma che abbiamo combinato, Simone? E dimmi te, un po' una persona che si reputa seria e competente, come me, cioè che si deve ritrovare a lavorare con uno che non fa una sega dalla mattina alla sera, cambia idea 24.000 volte, dice: oh ragazzi, faccio un format nuovo, faccio questo, faccio quest'altro, si fa questo, si fa di là, e poi non fa mancazzo. Io, a differenza tua, lavoro, capisci? Quando parlo io, te devi stare molto puttana di quella troia, speech and speechless, sto parlando io. Ciccio, io a differenza tua lavoro, ho qualcosa da fare, appunto, se lavori tu fai le tue cazzo di 5 ore lavorative di merda e poi tu stai davanti a fare quello che sostanzialmente dovresti fare per NBA Week, lo fai per altra gente, e poi arriva anche da te, non ti preoccupare, scrittore di sto cazzo, madonna, anche vabbè, senti Ciccio, comunque io lavoro 8 ore al giorno, ho anche altre cose a cui pensare, non è che questa è la mia priorità. Mentre tu fai la graficina di merda per Herbalife, non mi fa aspettare, madonna di Dio, 2 giorni per caricare un video che ho bello montato, perché senti, aspetto te la tua cazzo di grafica, oh no, ma deve essere così, logo qui, logo là, facciamolo così. Scusami se ci tengo a fare le cose per bene, a differenza tua, cioè i foglini di carta, cioè fai dei montaggi, hai detto li faccio io i montaggi perché ho comprato la fotocamera da 100.000 euro, falli i montaggi ma falli anche bene, Dio, e poi madonna, cioè, ora facciamo, perché ora tanto si è spenta la fottuta luce, porco cane. No ragazzi, i nostri montaggi, preparazione, sempre questa è la sua famosa preparazione, anche la luce si spegne, oh porca puttana troia, una volta mi dimentico di qualcosa, comunque sia, i montaggi, cioè io reputo che NBA Week fa probabilmente i migliori montaggi di tutto il panorama YouTube NBA, almeno in Italia. Bah, non lo so, cioè mi piacerebbe fosse vero, nel senso, cioè, è l'umiltà quello in cui si pecca, capito? sì assolutamente, cioè che le mie grafiche siano le migliori, assolutamente sfido a trovare delle, no, anche perché sono delle, anche perché sono delle cagate, cioè con che cazzo che hai quegli sfondi di merda, almeno, cioè Fede di Step Back fa delle grandi copertine, almeno lui ci mette degli sfondi belli, che cazzo è tutto rosso, tipo ste live di queste copertine di 4 palleggi, cioè poi 4 palleggi, che merda è 4 palleggi, trova delle perché idee qua migliori, cioè, basta. Ah, bella, ho lo fondamento, al cazzo, in grande forma. Continuiamo a scavare nelle cazzate. Cioè, ma chi è il genio che durante la stagione regolare, piena di novità, si mette a concentrare tutte le nostre energie su un cazzo di format? Parla di all of fundamental e poi si fa, i migliori scorer, i migliori passatori, che poi tra l'altro registrate mentre io ero malato. Senti, testina di cazzo, senti, se uno non ha tempo, cioè non io, cioè qualchedun altro non aveva tempo, dico, visto non si sta calmi, perché adesso noi democraticamente faremo vedere una cosa che sarebbe dovuta avvenire interno, se la facciamo vedere a tutti per correttezza e per trasparenza. Anche perché a differenza di qualcuno non ci si nasconde. Esatto, non ci siamo mai nascosti da nessuna parte, a differenza degli altri. No, Fede, comunque sta tranquillo, non ti sono. Faceva l'esempio. Comunque io stavo dicendo a te che non ho tempo, non so quando ci sono, quando non ci so, cioè per registrare ho detto facciamo un format che magari non si basa sull'attualità per, diciamo, fare i tuoi comodi, è per quello lì che lo dico, cioè non per altro. Cioè, poi... insomma, quelli sono cazzi tua, cioè se dici mai, cioè un posto, l'ho detto per interesse di canale, per interesse di tutti e per proteggere te, cioè
basta, cioè, poi non so come cazzo vuoi replicare a sta però, roba. No, scusa, un tono meno sentito che rispondevo a qualcuno di più serio di te. Ma guarda, ma era lo stesso che sto scrivendo io. Cioè, se, veramente, cioè, boh. No, ma se posso riuscire, se proprio me lo chiede, la ferita lacero contusa che apro sulla fronte di Biga, Dio Bono. Guarda. Ma guarda che cazzo bevi? Parla, argomenta. Cioè, dimmi perché il tuo impegno è paragonabile a quello di una suora di clausura in una fabbrica tessile. Ma non c'entra quello lì, cioè Bastini. Che io non lo so. Cioè... Vedi Bastini a belle capio, entra in NBA Revival Zone, Fred. Vai. Vai di là, ma magari ora infatti vai stavo scrivendo a Franz se lo volete fare questo è importante, vai di là. Ma almeno lui è una persona seria, almeno lui si fa un culo come un paiolo su YouTube, fa le reaction anche tutte le mattine a orari improponibili. Se lo faresti mai, signor Bigazzi? Io ti andrò a lavorare, okay. E perché Franz no? A lavorare, che cazzo ne so, cioè, non che lo cazzo so, ne so. Franz c'ha anche tre figliole, va benissimo. Cioè, fa quello che crede meglio lui, cioè, no, ironici proprio una bella sega, siamo ironici, cazzo, cioè un cazzo mi fa girare coglioni, cioè, che spettacolo, cioè, di merda che si sta dando, proprio io una roba da ho capito, se stai voi che avete voluto aprire il vaso di Pandora, perché qui mi sembra che ci sono io, mi fa un culo un paiolo, questo qui non fa una sega, quest'altro giù vuol vendere solamente quel cazzo di libro di merda sull'anni 90 per vendere a default. Tu sei stato tirando fuori di sta roba, va, dille tutte, tanto. No, perché allora volevo dire, no, Freddo, senti, non è che potresti per caso ripubblicare la mia intervista a quel posto di Philadelphia 76 e la fanpage? Non fate un cazzo di video, non fate. Se non era mia colpa mia, se questo non c'è mai. Guarda, Franz fa un video al giorno e un attimino il canale vive. Sta una settimana senza fare video perché il signor Bigazzi vuole fare le mattonate, ma poi non c'è mai. E fa un cazzo. Allora io non fa un cazzo, fa tutto io sostanzialmente. Te l'unica cosa da qualche mese a questa parte ti interessa e vende quel cazzo di libro, madonna di Dio, che io ti giuro, lo userei. Fatto in un'altra maniera, avevo fatto. Guarda, ho letto, penso 100 pagine, poi mi sono cagato il cazzo e l'ho usato come cartigenia. Anzi, avrei dovuto usarlo, solamente la carta era troppo ruvida. Dillo all'editore, e tu l'hai nemmeno pagato, porca puttana. Guarda, ce l'ho a portata di mano qui, troia, perché sennò te lo strapponi in muso. Ecco un altro, scusami. Un altro che non ha pagato, capito? Sì, sì. Ah, vabbè, perché io ho fatto qualcosa per te e ti ho detto, no, vabbè, dai, facciamo un favore, Giuseppe, personale. Non ho chiesto un soldo. Tipo, favore personale, non te lo fai dire a limosinarmi un libro, a fare l'accattone. Tu lo pigliavi, Dio buono, e tu lo compravi come tutti i cristiani fanno, se lo vogliono. Se non vogliono, a me che cazzo me ne frega. No, senti, Dio buono, cioè qualche cosa, un minimo, cioè ti ho fatto un lavoro, ti ho rimesso a posizione, ho fatto le cose. No, cioè, bel lavoro comunque, devo dire. C'ho altre cose da fare, gli ho dedicato del tempo, gli ho fatto meglio di quello che era stato fatto, ho fatto la grafica, se non era stato fatto nulla, meglio di niente. Senti, cioè, io mi sono abbastanza rotto il cazzo di questa situazione, cioè quell'altro attaccato di qua, cioè Freddo, cioè se il tuo grande impegno è montare i video a cazzo di cane, cioè, no, a cazzo di cane? Cioè, a me, a parte mi tocca fare dei montaggi clamorosi con un botto di tagli per mascherare tutte le tue stronzate varie che dici, che la gente ovviamente non può sapere, ma è dalle albori che lo faccio, sto zitto, sì. Non ti dico manco nulla. Vai, top player, guarda, senti, cioè, mai pesantemente rotti il cazzo, cioè, fatto pesantemente, da solo. No, te puttana trovi tu mai pesantemente rotti il cazzo con tutte le tue minchiate, sì, con tutto il tuo bipolarismo di merda, col tuo bipolarismo del cazzo. Purtroppo LOL è passato da Ezio, infatti ti conviene andare indietro e rivedertela invece di vedere. Sì, 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 guarda quell'altro, questa è altra roba che non c'entra un cazzo. Senti, Freddino di sto cazzo, Lorenzino, cioè vai a... Lorenzino, chiamaci tu fratello, a me non mi chiama in questo modo. Ti andava bene, non ce l'ho, perché sennò... se no che mi facevi? Guarda, c'è anche tutto, sta anche già polarizzando la chat, guarda, Freddo ha perfettamente ragione.
Esce Redo perfettamente ragione. Poi è un fottuto hipster che non fa sostanzialmente un cazzo dalla mattina alla sera, appare qui solamente per grazia intercessa, arriva sempre tardi nelle live, quando si deve registrare un video arriva sempre minimo 40 minuti dopo. Vai. Quando sì. Si registrava in presenza e non c'era la pandemia, ci lasciavi sempre a mettere minimo 40 minuti aspettati perché togli te le chiavi. Vai, ok, perfettissimo. E chi l'ha chiamato l'ospite stasera? Ah, cazzo, tu l'hai chiamata te, uno. Taratro. L'ha chiamato. C'è voluto 45 live perché Bigazzi ha messo un ospite. Cioè, hai visto? Cioè, siamo riusciti a fare anche questo. Te freddo, non te ne chiamare nemmeno uno. Ah, io ho chiamato, a me ne bastava chiamare uno all'inizio di ospite. Sì, va bene. Il numero l'aveva trovato Gesù, Capito, sì. Ma tutti lo chiamano, io no, ho paura, no. E vabbè, ragazzi, lo chiamerò io. Va bene, vai, ok. Perché se no, se era per voi due, Senti, su questa linea tu vai da poche parti, tu ti fai le tue mattonatine da solo. Ma le mattonate, a parte sei stato te a dire delle mattonate, dove tienitele, io posso fare benissimo altra roba e ho altre competenze. Fai i videini con le cifrine, con i numerini che importano a sto grandissimo cazzo, eh? Ma ragazzi, sta sei minuti siamo arrivati a 2 ore, se voi siete contenti si va a fanculo tutti, si ha letto, mi fa male. Va benissimo, arriva a 2 ore con sto coglione qui, tutto ai buio, cioè la professionalità, sto gran cazzo, cioè sembri interrogatorio bella la tua professionalità, cazzo, ti sei preso, io vado a fumare, così, e scappi fuori, cioè proprio così, come se dire, io ho fatto la live con il mio grande amico, Lollo, e sono contento. Giuseppe Pagana, visto che siamo così a rigovernare i panni sudici in pubblico, ha detto una cosa giusta. Allora l'ho perso. No, guarda, Reale, apri un canale. Infatti, lo so, ma andò a finire. Sì, andò a finire. C'è 5 minuti e poi si stende. Ditelo, tanto ormai si doveva dire in un'altra situazione, si può dire subito. Ma Luca, ma come fa a venire incontro a uno che non fa una sega, a questo che gli interessa solamente fare il pennivendolo di sto gran cazzo? Vabbè, cioè, quello qui sotto in particolare, cioè, ti vorrei dire, tu partecipa a un video, partecipa alla live, tu lo monopolizzi, tu fai E vi porto sulle spalle 40 anni. E ci porti sulle spalle, puttana troia. Allora, per farti registrare un cazzo di voice over ci vuole Accosti, perché tra un po' non ti riesce manco accendere un computer, Dio buono. Anzi, è già tanto te li regalo, anteso, perché se li potrei riscuotere queste cose. Già tanto se li regalo. Ma vai a riscuotere, se tu trovi qualcuno in telefaga, Dio buono, vai. Liberissimo. Riscotili, soprattutto riscotili e spendi. Riscotili anche lì. E poi un VCS Dynamo Boni a pigliare la lettera di Obono di Google e non si riscote nulla. Cioè, anche qui già la lettera di Google. Io non so come Bigazzi ha inserito la prima volta si fece. Inserì l'indirizzo del negozio di Subab e quella lettera è magicamente sparita. Perché non vuoi sapere fa un cazzo, personalizzare le cose e basta. Disco rotto. Di che? Ci sa, 100 euro bloccati che sono in limbo, poi non si può più monetizzare una sega. Ma mica l'ha persa mio babbo la lettera. Quello è un altro discorso, cioè il canale non l'ho creato io con ora, però Fredo, ascolta, tu la tiriamo a tutte, cioè siamo stai buoni, ora i babbi, le mamme teniamole fuori. Perché ora già tu ti sei allargato parecchio fino ad ora e sei fatto finta di nulla. Porca puttana. Cominciamo a metterne in mezzo L'ho detto semplicemente perché lui questo fenomeno aveva messo la via del negozio di Subabbo come posto in cui come nostra sede, diciamo. E non è mia colpa mia, è un dato di fatto, è fattuale. Semplicemente perché era in un momento normale, so che c'è 6 giorni a settimana lì. Quindi, cioè, ho detto, vai, un posto sicuro dove arriva, bene. E poi invece che cazzo ci ha fatto? Ci ha acceso il fuoco? Che sì, fatto? Vabbè, l'ho fatto per interesse personale di tutti. No, cioè, ma cazzo l'interesse di tutti. Cioè, capito, ora, ma come sempre, sei un inaffidabile. Benissimo, vai, continuiamo così, tu vai parecchio lontano. No,
puttana di quella troia, cioè tu cambi idea ogni 5 minuti, si deve stare a tutti i tuoi sbalzi d'umore, faccio questo format, no, ne faccio un altro, no, non lo posso fare, oh. E intanto si rimane lì quel cazzo di cerino in mano. Ah, molto interessante questa cosa, davvero molto molto interessante. Io consiglio di riproporla, va benissimo. Guarda, io devo farti proprio una bella sega di nulla, tu mi hai veramente rotto i coglioni, ma proprio tu me la fatta arrivare ai ginocchi, madonna buona. I videini, visto che te li monti tanto bene, tu te li fai da te, ok? Con chi cazzo ti parli? Da me è un mio problema, falli da me, guarda, dammi un po' di tempo e mi apro un canale da me, e si vede quanti iscritti. Con 6 iscritti, la tua sorella, il tuo babbo, la tua mamma, il tuo nonno, la tua nonna, e te. Allora, c'è un'altra in mezzo anche te, i nonni, ora, babbi, cioè, no, per dire, cioè, nel senso, io già dentro mio babbo, No, per dire chi ci si iscrive, chi cazzo è interessato a sentire i numerini delle tue stronzate, perché tanto tu sai, buttare lì soltanto i numerini perché non hai un'idea, tu sei, cioè, il più democristiano di tutti, che non si iscrive così, metto numerini. Io democristiano, ho fatto un video, Maremma puttana, dove mi sono preso la peggio merda su tutto il discorso del giorno di febbraio. Sì, certo, e noi ci è toccato difendere la triste verità. Peppi ha 3 visualizzazioni, ma non provare da questa, no, Torre, questo io non l'accetto, questa cosa che hai detto è inaccettabile, francamente mi ritengo molto offeso, perché allora ti riveli alla stregua di tutti quelli che ci hanno fatto dello sciacallaggio sopra. Tu ci avevi messo la foto di copertina e poi tu l'hai levata quando te l'hanno detto, non ci avevi messo la foto, ma perché di solito le copertine che le fa sto gran signore qui, ma ovviamente non poteva farla. Ha fatto il furbo, però te l'hanno detto. A differenza tua, a lavorare, e comunque a differenza, no, cazzo, perché fanno cavaliere, è arrivato il cavaliere il lavoro, capito? Lui è sempre a lavorare, sì. Tipo, fa qualcosa a differenza vostra per tutta sta baracchina del cazzo. Senti, Ciccio, quello che ha fatto il video con tu, oddio, no, Kobe mi manca, oddio, tutto, no, ma te lo fai spiegare, tutto, ma te lo fai spiegare sinceramente, tutto di Kobe è tutto mio, sinceramente, non ti nessuno. E poi quell'altro, cioè, ma lo sai se veramente una persona assiste la mattina, apro Facebook, di chi è l'articolo su Kobe un anno dopo, da dittore, cioè, no, cioè veramente c'è, cioè, proprio coerenza. Ma quando cazzo, ma l'ho fatto l'articolo su Kobe il giorno dopo? Tu l'hai ripostato l'anno scorso, ma cioè, che cazzo dici, ho postato 2 giorni dopo un pezzo della giornata dell'ultimo uomo, io di me non ho scritto proprio una sega nulla su Kobe Bryant, ma stai scherzando, l'ho ripostato una sega, va bene. Sarà stato anche un altro, ecco, se sta anche un altro, dillo a lui. Ok, venite, ce ne sono tanti, Davide Torelli, o tutti gli omonimi che tu puoi utilizzare per scampare, da dire una cosa un po' più così. Comunque io mi sono bellamente rotto i coglioni, sono passate le 2 ore, è stata un'ora piacevole prima quando si è parlato con LOL, va benissimo, poi quest'altra ora di cazzate, di stronzate da parte vostra, onestamente non ho più voglia di portarla avanti. No, scusa, ma Giuseppe, cioè, io faccio il professionale e li sputtano in live? No, perché è bene sputtanare in live, è bene, noi ci siamo sempre detti di essere trasparenti, è bene che tutti vedano con che persone mi tocca collaborare. Cioè, è una settimana Esiletia, quindi più trasparenti di così, ora, perché i bigazzi, uni si poteva dire, no, che non si faceva venire il lollo perché se no si metteva a piangere, allora si è fatto buon viso a cattivo gioco, poi però dice la si vuole continuare, alla fine viene fuori le cose che vengano. Quindi ragazzi, il discorso è molto semplice, a me qui un fumice li vedevi più, quello di proprio alla Toscana. Ma meno male, ma va scritto, ragazzi, ora che fai? Ne stai scrivendo un altro? Sto scrivendo due. Vediamo quanto cazzo vendono. Questo video buono. Non so nemmeno quanto vendono. Se non tu stavi a regalarlo, non te l'aveva letto manco Dio Bono. Ha regalato solo il barbone della stazione a Montevarchi. 2 pezzenti l'ho regalato e basta. Lo manda a destra, erano le voce gratis per farsi pubblicità, se lo manda per tutti, una cazzo di recensione, vai limosina alla gente, tanto la pubblicità non c'è, toccato fare la pubblicità ai libri dell'altri a noi, capito, invece di farla in mio, per farla in se c'è toccato fare la pubblicità ai libri quell'altri per poi fare a te, per far avere a te pubblicità da quell'altri, diciamo le cose, a me che cazzo non manda la pubblicità degli ospiti, dopo lo passerà un'estate intera per fare sto cazzo di aspettare questo libro di merda, madonna, che poi ci dice, oh, ragazzi, andiamo a presentarlo tutti insieme in giro per l'Italia, sto gran cazzo. Sarei stato ubriaco.
Come? Beh, beh, come? Creato, portavo appresso a voi, Dio buono. Alla grande, guarda. Così mi portavo sul groppone anche lì, a fa due giri. Ah, tra l'altro, sì, cioè, sì. Si può parlare di ubriachi, madonna di Dio, quando siamo stati all'About Basketball Day, ti si è bevuto Dio buono anche in bar, manca poco, sanno, anche dato la spillina dell'Heineken. E ti ha fatto le peggio figure di merda in assoluto della storia. Però, cioè, sei litigato con mezza community NBA lì all'About Basketball Day, perché sei molesto. Io dall'About Basketball Day ho iniziato a scrivere per The Shot, perché ho conosciuto i ragazzi, ma che cazzo vuoi? te sono la sega che ti ha visto. Guarda, io per fortuna allora, sai che qui la chat mi ha dato quasi un'idea, madonna di Dio, solamente no, sono troppo signore, non lo faccio, perché poi passerei dalla parte di torto e ridi, ma tanto lo sappiamo tutti per quanto lo fai, perché tanto se tu pisci e ti si vede quell'aggeggino tu c'hai, poi ti bandano, magari lo riconoscono. Ah, Bigazzi, non facciamo queste battute. Guarda, se riuscivo a fare simpatia ai Bigazzi, vedi? Ma non facciamo queste battute, Dio buono, da asilo nido, perché poi potrei dire cose che ti fanno vergognare, che ti fanno prendere un cappio e collo e una sedia. Ma guarda, non mi sembra questa assolutamente la situazione. Per me si è dato anche troppo spettacolo di stronzare, va bene la trasparenza. No, ma è bene vedano che persone che siete. È bene vedano che persone siete. Ah, noi siamo persone. Voi sì, perché io mi faccio un culo quadrato, no, vabbè, e mi tocca, madonna, non è, come si dice, come dicono tutti, carriarvi. Mi tocca carriarvi, no. mi sembra di essere LeBron James ai tempi di Cleveland. A te, allora, visto che questa... Cioè, queste offese gratuite, queste cazzate, se volevo fare la trasparenza, va benissimo, siamo gli unici a fare trasparenza. Gli unici nell'ultima volta, io ve lo ridico un'altra volta, poi se voi volete... Sì, io con voi non voglio più apparire in un video, padre. Mi avete veramente rotto i coglioni, per me NBA Week può morire, vabbè. Può schiantare qui. Schianta. Vabbè, si decide davanti a tutti? NBA Week chiude. No, aspetta. Facciamo schianta. Votare questi stronzi. Ma schianta, no. Fai votare questi 112 stronzi, chi continua e continua, capito? Nessuno rimane con che le live, le cose, fa da solo. Vittore si chiama i suoi ospitini, fa le presentazioni dei librini, delle cazzatine, delle robine, no? Rimane il freddo, fa i suoi numerini, io... Oh, se c'ho tempo le fose, no, cioè, secondo te, tanto a me mamma volevo nessuno, nel senso, sempre stavo lì a rompere. Chi cazzo volete? Chi cazzo volete? Ditelo chiaramente, cioè, avete i ditini per scrivere. Chi che cazzo volete? Che tu ti levi da coglioni. Sì, io non ho nessunissimo problema. Ma poi te lo sai che te sei stato il punto nevraggio che poi mi ha fatto incazzare anche Coittore. Perché se te non se te fossi stata una persona normale, cioè con un medio impegno, non ci sarebbero stati nemmeno i problemi tra me e il Tore, a dirla tutta onestamente. Ah, so comunque lo stesso che ti ha portato a conoscere il grande Pennivendolo, cioè nel senso. Sì, e che poi, cazzo è? Che cazzo di merito? E chi è la Pennivendolo? Che cazzo è la Provvidenza? Non vuoi sapere mettere tre parole in fila, ragazzi, dai. È arrivato il maestro, scritturino di sto gran cazzo. La mia strega, dai. Questa roba, sta rovina senza vedere quella faccia di merda. Continua a farla te, facendo questa faccia di merda con la tua vocina di cazzo, con tutti, sai, manco ripulire l'accento quando tu vuoi, può fare le cose professionali. Perché mi ricordo cappella, voi vai. Ok, grandissimo, vaffanculo. Oh, bentornati a una nuova puntata di NBA Week. Oh, con quella cazzo di parlata, madonna, più finta della messa. Almeno l'ho insegnato io anche più finta della messa. Sì, vabbè, ora si mette anche a insegnare il dialetto, Dio santissimo. Io non ho assolutamente voglia, guarda. Madonna mia, quante cazzo di stronzate mi tocca sentire ora, spaccognolo. Madonna Dio, mi avete fatto incazzare come una bestia. Guardate, sono una persona molto calma che mi incazza molto di rado. La cosa triste è che vi incazzate anche, capito? La cosa triste è che stai a infamare, a vomitare le ossa, e vi incazzate anche a avere sia di bambocci, di pischelli. Fammi dire, c'ha 45 anni, puttana troia, e manca po' non ti riesce a battere un dito dal culo. Il dito magari per accendere il computer ogni tanto. Comunque non è quello lì. Una guida per accendere il computer, biga, lascia stare. Comunque anche te tu mi hai rotto i coglioni, madonna. Va bene, disco rotto. Disco rotto, madonna santa, ma ingogliatelo un disco. Anzi, uno dei tuoi dischi di merda.
Sì, fagliene mettere dischi, vai. Disco rotto. Ma, sì, vabbè, almeno io qualche cosa a differenza vostra fodi un attimino extra culturale. Sì, raccontagliene, cioè, raccontagliene di quando siamo andati da Valentina Vignali, vai, raccontagliene di quando siamo andati da Valentina. Raccontalo. Oppure racconta di quando l'ho raccontato prima io, di quando volevi far chiudere l'intervista a un buffa dopo 5 minuti d'orologio scarsi, oppure di quando sei sparito per un mese quest'estate, ci ha lasciato mezzo stronzi a raccontare i fatti della bolla, non ti sei presentato in live per tipo 5 mesi. Perché lui era contrario politicamente, capito, alla bolla. Lui dice: ah, io ideologicamente sono contrario, per me non devono giocare. Ti ricordi, no? Ah, già, è vero, è vero. Sono... Sì, è vero, è vero. No, io che, racconto... cazzo dire, che cazzo è da dire faccia a fesso? Che cazzo è da dire? Che cazzo è da dire? Mi giustifico semplicemente. Ho da fare delle cose extra, non è che questa roba mi porta un'entrata a differenza di Milaguro, a differenza degli altri progetti che porto avanti diverse da questo progetto. In tutti questi anni non ho visto un euro. I tuoi progetti culturali. I tuoi progetti culturali, vai. Che cazzo ti hanno portato? Che cazzo fai? Vai finta di studiare e basta. Non sì, tu finta di studiare, mi diletto, sa com'è. Sì, sei fuori corso da 15 anni, tipo. Tipo, buono, ci andiamo. No, Torelli, un so te in realtà, che ti sei laureato in una, un so che a 56 anni. Utile, utile lavorare a laurea. Mentre studiavo, io lavoravo mentre studiavo. Ah, nell'azienda di famiglia. L'azienda di famiglia. Certo, è chiaro. E vabbè, ma pigliavo comunque soldi. Vum vum avevamo lavorato 5 minuti in vita vostra, anche te, cazzo, non te tu ragioni, tu stai un computerino a rispondere ai social, ma che cazzo mi viene a raccontare? Questo anche male. Altro, se fa questo, non è che mi interessa dirti che cazzo può lavorare, ci sono altre persone grafine, a valutare. Che tu fai le grafine, i muricciolini da mettere dietro, vai. Faccio qualcosa. Quella la trovo su Google. Te che cazzo porti? Scusa. Senti, Aquilotto, uno mi ha rotto il cazzo, cioè io veramente ma che sono queste mezzo infamate passivo aggressive, andiamo, ti stendo e ti trovo per la via, raga, Dio non ti trovi centimetri meno di me, che cazzo vuoi? No, comunque seriamente, ora seriamente noi tre prendiamo questa decisione. Per me tanto è semplice il discorso, senza di me NBA Week è morta, perché tanto ma la decisione l'ho bella presa, io volevo smettere 10 minuti fa, la decisione l'ho bella presa, andate a cagare, andate. Io quindi mi levo proprio dai coglioni, bellamente dai coglioni, vi lascio nella merda, se volete continuare cazzi vostri, ma per quanto mi riguarda io su questo canale di merda chiamato NBA Week non ci rimetto piede, punto. Ah, tra l'altro, per me NBA Week può chiudere, vai. Io sono d'accordissimo, tra l'altro bel nome del cazzo, posso dirlo? Bel nome del cazzo, cioè dopo 2 anni posso dirlo che questo nome invece fa cagare. Potevi trovare subito invece di venire a leccare il culo per entrarci e portare quest'altro trofeo. Lo dicevi subito. Grazie di ringraziare quello che sostanzialmente ha mandato avanti il canale. Perché se me il canale non partiva nemmeno. Poi si comunque podcastini di merda. Che cazzo facevi? Un cerebro leso che è un nome di merda, è un nome di merda che tra l'altro ha un'indicizzazione del cazzo su YouTube, perché se scrivi NBA Week ti scappano gli highlights della settimana della pagina YouTube NBA. Sì, ma almeno guarda, almeno se tu hai sempre voluto fare i numeri, i soldi, tutte queste cose, ti posso anche giustificare, ma quest'altro rincoglionito di Bigazzi che va a giro a dire continuamente, no, a dire, ma io a me non me ne frega un cazzo di avere le iscrizioni, ma io lo faccio per divertirmi, e poi me ne rompe il cazzo, quindi, no, ma va a cagare Bigazzi, vai, porca puttana. Certo, ma sì, di una roba e fila, una volta, te devi fare un discorso di violenza, di una roba e fila. Tu passi di qua. Dico assolutamente una cosa in fila. Semplicemente mi sono rotto i coglioni. Ma lo vedi, hai il pallone, un metto in fila due articoli. E qui a tirarla ancora. Io avevo detto 2 ore fa, 10 minuti fa, dobbiamoci da coglioni. No, Bigazzi ancora a tirarla. Dice no, facciamolo dire alla chat. Se vuoi a tirarla. No. Cazzo, vai. Io non vi sopporto più, ma avete veramente rotto il cazzo. Quindi, buona, per me è finita qui. Vabbè, ragazzi, in altre situazioni. Ciao, andate gentilmente a fare in culo, teste di cazzo, vi bruciasse ogni cosa. Vaffanculo, vai, imbecille di merda. Porca.